nonostante cosa, Marco? Pippo, ma perché lo sai in live? Sì. Ah, Capito? questi scherzi a parte. Se andiamo nella stanza della È vero, live e mi tu stavo. continui a cantare ogni cazzo di volta, anche No, ieri sera. ma perché stavo sistemando le webcam e mi aiuto col canto. Per far cosa, scusami. Sempre, Marco non sta mai zitto quando partiamo in live, anche ieri sera uguale, era successo. Ma perché Grazie, sono una persona che. cazzaburro e Brillo e motherfucker modo fuca. spaghetti. Grazie. Ma senti, basta, io Grazie, non ce la grazie per posso il fare. petto. Comunque, non è possibile che la vigilia di Natale No, lavorano quelli questi, sono perché quasi boh. da denuncia perché tecnicamente È è un festa, giorno ma secondo festivo, me secondo fanno me. fino a mezzogiorno e basta, giusto per darmi Sicuramente, fastidio. cioè spero, però. A Terry Big è un giorno festivo, quindi tecnicamente non potrebbero. Ma tanto mi sa che quest'anno non vale niente lì, Non c'entra, no, esatto. è sempre giorno festivo, Quindi non sarebbero qui. Però le domeniche non esisterebbero Oppure quest'anno. sono in nero queste persone, Quello eh? può essere un altro Oppure conto. no, Io come ti ho detto io, non sono loro, cioè sono quelli che sono a abitano, quelli che regola. abitano lì, che continuano i lavori dei muratori, boh. Devo fare? Ah, la webcam, che ce l'ho, devo metterla fluiditamente. Ma oggi è giovedì? Oggi è giovedì. Lo Come so passa il tempo? perché. Lascia No, perdere, sti già. è Aspetta, notte però è diventata. aspetta, che non ho aperto la finestra. Ecco. Amici. Apro E poi non so. Farming Simulator. Sì, facciamo farming così, recuperiamo domani e. E basta. Domani. La notte è lunedì. No, lunedì mattina ci sei. O Domenica no? mattina? No, sì, manco domenica sera io. Posto. E domani recuperiamo e basta. Amici, auguri Ce li comunque. facciamo gli auguri. Ce li facciamo, ce li Vabbè, anche il facciamo. Buon Natale, 25 non ci sono, Patrizia. Buon Natale ovviamente. anche a Vabbè, te. domani. Manu, grazie mille, bellissimo. 39 mesi, che fastidio, speriamo arrivano i 40 veloce. Fammi aprire farming. Che non è questo, ma è questo. Ieri Ah, volevo multiplayer, disinstallare ecco. Surgeon Simulator 2, Anche perché ho con 5 detto. ho giocato. Tanto non lo Surgeon stiamo usando. Simulator. Tanto non lo stiamo usando perché non funziona. Ho detto, lo disinstallo, mi recupero un po' di memoria. Pesa 2 giga. Ho detto, vabbè, Sì. lo lascio, tanto. Grazie, Ivan. Ivan, grazie mille. Mi sono anche scaricato Fortnite, poi l'ho disinstallato perché voglio comprarmi la skin di Sergio Sociaver. Simulator. Lasciatemi perdere. Sono svegliato con questi che rompono. È bello Sergio Simulator, però. Amici, 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 e poi via. Super di Arriviamo, amici. eh. Scrivere questo piccolo Oh, articolo di è giornale. carica. Capperi. Buon Natale, grazie infinite, signore. Grazie, grazie, signore. 7 più 1, Grazie, 10. Samu. È proprio vero, Samu. Come la sei tu la matematica? Guarda, non ho imbarazzi. Ah, Ciao amici, mi Corvo, dovrebbe. ti direi di venire a partecipare, ma non puoi. Che È notte, ci vuole il DLC da 60 euro, purtroppo, per una mappa e basta. non Uno ti costa comprerò 60 perché euro. già mi ha dato fastidio comprarlo per me, visto che non li vale, secondo me, tutti Ma quei devo soldi. Però. dormire, fammi dormire prima che entrano, vai. No, Sabrino Righi è entrato nel server, maledetto Sabrino. Sì, no, costa, l'abbiamo detto, noi lo Costa facciamo in live, 20, ci 20 euro, costa. divertiamo, ma per le aggiunte che hanno fatto e per una mappa sola in più non vale la pena. Ma più che altro ci sono mappe moddate gratis. Boh. Sembra un po' anche perché a quella cifra, stavo guardando prima, vi prendete Devil May Cry 5 su Steam, per dire. È proprio uguale, Ma io non ma ce la faccio capito. proprio a Ma. O sentire 20 euro e ti queste puoi prendere scorrette. due Horizon Zero Dawn in sconto. Che cosa Esatto, vuol no, ma dire? puoi Scusa, no. E prenderti stavo stavo dicendo esattamente quello, 20.000 che li puoi goleador. Non ha usare senso, non puoi fare e puoi tutti sti usare per paragoni. altre cose più interessanti, Capito. secondo Ma me. uno Era vuole proprio zappare la quello. terra, mica sparare ai Uno vuole zappare la mostri. terra, si gioca le altre mappe, tanto è uguale. Certo. Noi l'abbiamo usata come scusa perché avevamo voglia di giocare, mica perché questo DLC imperdibile. Ma io sentite? Cioè, come fa una persona? Fammi mettere le Ma webcam. vai su, gli fai Buon Natale un cazzo! E gli dici, In semplicemente, sardo glielo dico. Buon Natale un cazzo! Non era meglio quando ero più genuino una volta. Scatticchia solo a te, probabilmente, Pinuozzo. Perché non ho perso pacchettoni né niente, poi 60 frame, iperfluidità. Poi oggi se mi arriva il processore... Oggi. E in teoria sì. È in transito oggi.
Bene, Marco, oggi in... transito o consegna? Dunque. No, ancora in consegna, però è prevista per oggi. Vabbè, allora può essere. Anche perché se vado arriva... 27. Dopo devo giocare un po' ad Animal Crossing. Sì, già 26, 27 domenica, però. Ma adesso mo spediscono tutti i giorni, quindi vattela a vedere. A me ha detto che il pacco arriva oggi, quello con Horizon e... No, ma oggi dovrebbero consegnare. E oggi sicuramente consegnano fino a tardi, perché appunto è di Natale. Ok, allora, devo... Ora arriva il processo, il Pentium. Sì, il 5900X, e dopo dovremmo rifare alcuni test di stream per vedere se posso aumentare un pochino la qualità. Visto che poi almeno posso streamare anch'io, finalmente. La neve su GTA, è vero, dovevamo fare GTA oggi. No, io lo disinstallo. Marco mi sa che non è d'accordo. C'era la neve, lo facciamo so, domani sera. Liezar, ti giuro, il prossimo gioco con la neve lo gioco, ma... Facciamo domani sera. No, in realtà domani sera c'è una cosa interessante. Forza, intanto devo scaricare. Ma basta con sto Fortnite. Mi hai rotto i coglioni, mi hai rotto. Non lo voglio. Sì. Ma Moro, ma neanch'io. È che se freccia verde lo posso ma usare. Ma fa il culo, te e le frecce di colori diversi. A parte che veramente... Cioè, vi rendete conto che hanno preso The Walking Dead, tutto l'MCU, Star Wars, adesso la CW... Si possono comprare veramente il brand Star Wars. Ma io voglio che tutti i giochi hanno tutte queste cose qua. Ma io, Marco, devi fare una cosa, metti giù la carretta. Allora, credo, prova, guarda dentro la mititrebbia se... Snowrunner era bello. Se era carica o no, perché mi sa che la devo scaricare e... La mititrebbia? Sì. Io adesso urlo! È zero. È zero. Allora, puoi andare ad aiutare Quella rossa non è la nostra, però. No, in noleggio, però puoi andare ad aiutare Eliezer. Sì, volendo sì, intanto arrivo subito. Tanto non gli tolgo il noleggio fino a che non la compriamo, Marco. Ma siamo già al campo giusto? No, devo andare al... non lo so dove... Con la... Porca miseria, Eliezer a che campo è? Al 14. Ma dite... Vediamo se riesco ad arrivarci senza far l'ambaradam. 14 è... Là. Sai che forse riesco ad arrivarci senza chiudere tutta la mititrebbia? È tutto molto aperto qua. Non è vero, c'è il fiume. Vabbè, passi dal ponte, comunque quello lì anche se... Ci passo se... dal ponte? Non so se ci passo. Sì, io ci sono passato. Mamma mia, ragazzi, io non... Che nervoso. Sono proprio nervoso. Ma Scania ho ancora voglia, ragazzi. Ragazzi, ma voi questa sera... Cosa farete senza di noi? Hm? Che programmi avete? Ovviamente sarebbe bello da sapere. Cattellan! Marco, ma che fai? Questa macchina mi ha incastrato. Vattene. Io Cyberpunk l'ho finito ieri sera. E adesso vi dirò anche le mie impressioni poi a... Post-gravidanza. Post-credit. Sto a casa da solo. Ma cosa fai? Una bella farauna ripieno. Ma io non ci passo, ragazzi. Niente. Ah, secondo me non si passa. Vado a fare il giro. So del meno. Metto comunque meno. In campagna solo. Che poi dobbiamo rincasare presto. Ho visto il coprifuoco, è vero. Ma questo. Ricordate, sono andato tutto il coprifuoco. Sono andato tutto a minchia, sono andato. Ok. L'orgoglio che ho. Ma cosa fate? Fate. Cioè, cosa fa? Mangiate e basta. Poi tornate a casa perché c'è il coprifuoco. Oppure chi sta a casa? Ma quando? Stasera? Sì. Filmone. Di Natale, avete qualche cosa di organizzello oppure... Quelli in casa mia ci sono, cioè per forza, io sempre, ogni volta che arriva questo periodo sempre, mamma ho perso l'aereo, mamma ti ho perso il gatto l'aereo. Di patate, che buono, il gatto di patate, corvo, mamma mia. Grazie Drinals, 100 bits. Grazie Drinals. Ci fate i doni, ci fate, l'avete già fatti nella 12 ore. Ehi, ho dato 25.000 bit, cavolo. Saresti il primo, mi sa, tra l'altro. Non mi ricordo se qualcuno ha già spazzato. Niente, diciamo che adesso con molto garbo faccio le cose a modo. Allora, e dopo vediamo Masterchef. Ma stasera c'è la poltrona per due stasera. Spero che c'è Masterchef. Vedi, cavolo, ha fatto 25.000. Ah. Madrinals?
Aspetta, Grenick contro Chi è che ha detto Lieza? Non ho capito. Aspetta. Non vedo. Ok. 2000 e più, ok. Non so, Lieza sta dando i numeri, Marco, lascialo stare, è ormai anziano. Aspetta, aspettate, amici, com'è che... prova ad andare a vedere. Adesso... ah. Com'è che si faceva per buttarla giù e poi trascinartela dietro di te? Cioè, cos'è prima che la devi aprire con X. La devo aprire con X. Ah, ripiega sì. Lama, eccola. Che ti apre il cazzillo, poi la butti giù e la... la più sì, perché non si può passare, sennò. Posto. Pigliano le verdure, perdono, cioè tu le grigli prima, sì, ma ci sta, sì. Sì, sì, no, si può fare, no. Sì, assolutamente. Infatti, anche, anzi, anche a me, tipo, le melanzane grigliate piacciono più. Da quello che ho capito è che anche la carne, infatti mio padre mi sa che fa la fare una ripiena oggi, poi la... A me cioè, non piacciono troppo smosce la... le verdure. Ma non sono smosce, a parte che le melanzane sono smosce di suo. No, quindi... dicevo, infatti se le aspetti un giorno rimangono un po'... No, mi spiace, ma... A parte che in generale dipende come le fai, perché se le metti sott'olio è chiaro che si smosciano, però... Me le melanzane grigliate, wow. Ma la verdura grigliata per un po' la prendevo quando, al mare, perché al mare spesso andiamo magari a mangiare al ristorante che tanto ci conosce il tizio, quindi piuttosto che andare a fare la spesa ogni volta per una settimana, due settimane, mi prendevo sempre le melanzane grigliate, le verdure grigliate. Buon Natale, signor Wayne. Buon Natale. Grazie Marco Red. Ricordati che le melanzane hanno zero sapore, Fire, evidentemente non ha parcheggiato nel trattore. Veramente quello qui ha il Covid, Fire, io te lo dico. Bene, evidentemente c'è qualche problema alla bocca. Facciamo gli auguri. Target. Buon Natale, capito? Buon Natale è un cazzo. A me peperoni, zucchine e melanzane sono le robe che mi piacciono di più grigliate. Io le zucchine non le apprezzo generalmente. Ma stuccano un anche, po'. Anche grigliate preferisco cazzo le melanzane, però comunque sono buone lo stesso. Grazie Drinolz. Aspetta, fammi vedere se mi devo incazzare oppure no. Vediamo. Vediamo quanti hanno partecipato al giveaway. Se no mi incazzo, se non siamo al numero Natale, decine. Ma oggi non ti puoi incazzare. Fai non che è sei... Natale, è domani è Natale. Vabbè, comunque Natale, la vigilia. Fai che sei un pelo... Un pelo sì. Scomposto, ecco. No, in realtà no, dai, non mi devo incazzare più di tanto. Però non va ancora bene. Non avete partecipato. Fai incazzare Vector, che di Vector tanto lui se ne... Beh, Vector incazza. È sempre una rottura di coglioni, tanto. Ogni volta. Ora fammi mettere di fianco a Pino. Fatemi un regalo e non partecipate così vinco. No, che dobbiamo farci bella figura. Ma è un po' chi fa, adesso siete sempre comunque sopra le 1000 persone. No, quindi siete, comunque sì, avete una 0,1% di possibilità. Ci hanno fatto anche complimenti quelli di Stan Gaming perché siete molto attivi. Però più siete, meglio è per noi, insomma. Facciamo bella figura. E voi sì. Potete vincere come no, però... Anche perché se... E voi se, vincete di meno, No, però... Voi vincete di meno, se, però... No, perché si è iniziato a non partecipare tutto, poi a voi non ce lo danno più da fare, ovviamente. Per quanto siete attivi adesso è impossibile che ce lo no, tolgo. Però, però... Sì. Quando la gente non se la partecipare più. Che. Ricchi premi e cotillon. Avevo letto e coglioni. Cotechini. Però... Vabbè, per cotechino... fortuna... Non vedo, non ho ancora mangiato questa roba, cotechino. Aspetta, io non lo mangio primo. Mai, però le lenticchie, a me piace mamma un sacco, mia, se le sto mangiando. Il cotechino è purè o polenta, è buonissimo. Io domani a pranzo andrò a mangiare di sotto dalla mia nonna. I premi e Callejon. Domani ho visto che c'è il pizzettino di Aragosta, ho visto. Un pizzettino. Sì, prendetele su una intera, costa 7 miliardi. Ma lì tanto sei ricco. Poi ho visto che sono i gamberetti, c'è prosciutto, c'è le solite cavolate di antipasto che si mangiano sempre a Natale, che sono buonissime, mangi solo quello, poi sì, non poi voglio, niente. Mi raccomando, voglio... Tutte le esatto. Foto delle cibazioni su Discord, mettetele, mi raccomando. Le cibazioni di Natale. Quasi quasi farei un canale a parte per solo per Natale, guarda. Però dopo è troppa roba, troppi canali, un bordello, non lo faccio. No, Liezar. Che c'è? Se arrivo io, come fai poi? Ah, ma è vero che stai lavorando anche tu. Eh no, beh, ma comunque non, se ne, non ne usciamo. Perché... ma infatti non... niente. Aspetto.
Comunque, ragazzi, parlando invece di... Passa oltre. Vabbè, sì, è vero che posso andare sotto. Di Cyberpunk, l'ho finito. Non l'ho finito al 100%, l'ho finito. Io non so, forse vogliono entrarmi in camera. No, Liezar, per un pelo. Ci ho fatto 40... Ma dai, che tamponamento terribile. Credo 40 ore alla fine. Aspetta, non riesco a uscire. Ci ho fatto 40 ore, ho fatto le missioni secondarie principali. Quelle un po' più importanti per la trama. E ho finito il gioco, appunto, no? Sì. Vabbè, tanto è Franci. Allora, mi accingo a dare un giudizio, quindi mi permetto. No, non puoi, non sei un critico. Mi permetto, non do un giudizio da critico. Chi se ne frega dei giudizi dei critici, io non li guardo mai. Ma vai in fondo, Marco, vai. Vuoi che vado? Però, partiamo. Vi dirò, non mi è piaciuto come speravo. Diciamo che... No, non è una merda, assolutamente, però... Diciamo che ci sono parecchi punti che mi hanno deluso. A parte, tralasciando tutti i bug e tutte le cose che non funzionano, quelle proprio non le sto contando, sto parlando proprio di... Quindi abbasserebbero ancora di più la valutazione. Di gameplay, di... No, vabbè, ma perché su PC comunque... No, è vero, sono meno. Sì, non è... Non sono così decisivi i bug e le cose. Sono fastidiosi. Grazie, Desca. Grazie un per tutti gli auguri. Auguroni belli. Moro un po' grazie, meno. Grazie, Desca. Scusami. Moro, si vede che gli hai fatto qualcosa. Parli di trama, non parlo di trama. Allora, la trama è molto bella. Però hanno tralasciato delle cose. Cioè, ci sono dei... Senza fare spoiler... delle morti di qualche personaggio... ma l'Olix non c'entra. Delle morti di qualche personaggio che... ci stavano... Però sembra... Cioè, che non gli hanno dato peso. Cioè, io tipo un personaggio... Se non me lo dicevano dopo, non mi accorgevo neanche. Cioè, non mi ero neanche accorto che era morto. Infatti, ho detto: ma come è morto? Era il mio personaggio preferito. Oh. Come è morto? Sono rimasto malissimo. Quindi, niente. E ci sono delle cose, appunto, che non mi sono piaciute per niente per questo motivo qui. Adesso dobbiamo aspettare che cresce un attimo per dare l'erbicida, e l'erbicida lo andiamo anche a ricaricare. Comunque l'Olix non c'entra, ha venduto anche 13 milioni di copie, ma la reputazione di CD Projekt adesso è sotto zero, cioè proprio era sente lo il gioco è bello quando gli pare, però loro hanno sbagliato, ma non stiamo, appunto, ripeto, non stiamo parlando di bug. Proviamo a smutarci. Ciao chat. E comunque, tipo, anche delle scelte, ci sono delle scelte che non contano niente, e poi tipo nel finale, come c'era anche su The Witcher questa cosa, cioè arrivi a un certo punto nella storia che ti dice punto di non ritorno, da qui non si torna più indietro. Ma in quasi tutti i giochi così. E da lì ti toglie tutte le missioni secondarie e vai dritto per il finale. E lì ci sono un sacco di scelte. La parte finale, Davide, mi è piaciuta. Io non so come fai, guarda. Mi è piaciuta perché, tra l'altro, è molto rigiocabile quella parte. Perché puoi fare delle scelte alla fine che ti cambiano totalmente cosa fai nel finale. Cioè, ci sono dei finali diversi, ma non la cazzo in finale. Proprio tutte le missioni finali cambiano, in teoria, penso. Ma solo per le scelte del finale o anche di tutto il gioco? Perché sennò è una no, merda. No, anche per tutto il... Tipo, io ho fatto... Okay. Allora, senza fare spoiler, io ho fatto il finale da nomade... praticamente, e se non fai delle missioni secondarie non penso che tu le possa fare. Ok, no, vabbè, no, quello ci sta, quel finale lì, per dire. E immagino anche se avessi fatto altre missioni secondarie, magari, oh mio Dio, poi non lo so, magari no, però puoi fare praticamente come puoi iniziare in tre modi diversi.
Qual è figo. C'erano, almeno aumenta un pochino. C'erano anche. Grazie, Lucky Luke. Grazie, Lucky Luke. Con il mio inizio da nomade c'erano comunque tre finali diversi. E grazie, in teoria. Bello. In teoria, se te fai un altro inizio, uno di quei tre finali cambia in base al tuo inizio, penso. Quindi molto, molto carina come cosa. Quanto ti è durato alla fine, Moro, tra l'altro? A me mi è durato una quarantina d'ore. Pensavo di più, sinceramente, considerando che tu hai fatto un po' di secondarie. Quindi. Sì, non ho fatto tutto, assolutamente. Mario, okay. Se fai tutte le secondarie, secondo me al doppio ci arrivi. Sono 7 finali in totale. E vedi. Oh mio Dio. Perché sono 3 lì, 3, 4, 5 almeno, gli altri due non lo so. La main cambia molto a seconda delle secondarie, quindi eh non sì, più, perché non ti tanto aggiunge nella trama, ma nelle secondarie. Diciamo che tu facendo delle secondarie è come se ti aggiungessi alleati sì. Per poi fare sta, sì. Per poi fare il finale, è che sono essendo aiutato dagli alleati che hai avuto, no? Sono secondarie, non tanto secondarie, diciamo, perché se comunque influiscono sul no, no, ma sul sono, finale, le secondarie sono molto importanti, perché sì. Non sono secondarie del cazzo, tipo alcune magari anche sì, però secondarie delle palle tipo ehi, vammi a prendere il pesce al mercato e riportamelo che io non posso, c'ho il piede rotto. No, sono proprio secondarie sì, sì, importanti. Io non le avevo viste da poi in giro. Però appunto non posso dire che mi è piaciuto più di tanto, perché ci sono molte cose lasciate alla superficie, sembrano, ci sono molte cose un po' lasciate, non sviluppate, molte relazioni, non relazioni, però molte situazioni anche, che ne so. Poi anche durante la trama ci sono molte scelte che sono molto poco da GDR. Che per carità, c'è un personaggio che te lo fa creare, però non è un personaggio qualsiasi, è proprio V, è lui. Però boh, non lo so, ci sono molte cose lasciate un po' lì e non mi è piaciuta per niente come cosa, mi ha fatto proprio appunto detto, cioè perché arrivi in un punto che dici ah sì? E perché non me l'hai spiegata meglio prima? Cioè, boh, senza fare spoiler è difficile anche spiegarla, però è così. E boh, non... E questo è lo spirito natalizio. Grazie, Carmelita. Grazie, Carmelita. Questo minuscolo regalino per ringraziare della... Vi faccio questo minuscolo regalino per grazie, ringraziarvi bello. Della compagnia in questo periodo triste lontano dai no. Miei. Grazie Carlo. Non è mai piccolo comunque. No, infatti. Di un po' come il PG di Mass Effect, esatto. No, un PG di Mass Effect che pare che sia stato appurato che qualunque scelta fai durante tutti e tre i giochi non serve a niente. Penso. Non serve assolutamente a nulla. Infatti, da quello infatti che io lì avrei, anche perché proprio Shepard, cioè in tutte, avrei lasciato lui punto senza fartelo customizzare. No, ma infatti. Ma che è come qui, cioè anche qui alla fine è la stessa cosa, perché cioè ce l'hai, te lo fa personalizzare, però in realtà è solo una cortesia da così. Ma anche perché te lo fa customizzare più o meno, perché alla fine di customizzazione è veramente poca quella del personaggio, anche perché te poi non lo vedi mai il personaggio. E mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, esatto. Perché la storia, poi di per sé, la storia è bellissima, cioè è molto bella, è molto figa. E è anche raccontato bene quello che è raccontato, ma non è raccontato bene, cioè non è raccontato tutto. Non lo so. Eh sì, anche la personalizzazione dei gingilli. Su tutto il gioco ci sono una prostituta e un prostituto, tra l'altro, che puoi andarci a fottere e basta. Non lo so. Eh no, Vec, ma
Esatto, cioè non puoi definire il carattere di V perché è V. Però a sto punto Esatto, non mi dare l'illusione di poterlo fare, capito? ma allora non è neanche un GDR, è uno sparatutto. No, vabbè, GDR è un GIR perché comunque ci sono cose, però non è il GDR che la gente si aspettava da Vabbè, Cyberpunk, cioè è Cyberpunk, non è se non hai un... grosse scelte, se la caratterizzazione del personaggio praticamente non c'è, è praticamente Destiny, cioè cambi solo l'equipaggiamento e basta. No, vabbè, ci sono delle scelte, però non sono scelte, cioè, sono scelte che speravi fossero un pochino più in un GDR come Cyberpunk. Voleva un altro, almeno un altro anno di lavoro. Il fatto della reputazione delle fazioni, perché allora la reputazione è una meccanica che c'è proprio nel gioco cartaceo. Le fazioni non contano niente. Cioè, ci sono i vari quartieri di Night City che ognuna ha la sua fazione, robe così. Ma non servono a nulla. Dicevo, ho proprio beccato il pezzo in cui ci giocava Sabacco che diceva che le fazioni non, cioè non c'è l'interazione tra di loro, non succede No, nulla. non sono lì, non servono a Quella è niente. veramente la merda. Cioè. Arriva a piovere, ragazzi. Non ha mai piovuto, in Dovremmo riuscire a effetti. farcela, a finire qualcuno. Che Che l'estate che avanza. spavento, ma porca miseria. Che paura, ragazzi, ma siamo Tanti pazzi. auguri, Termos e chat. Grazie, Marco Red. Che paura. Spavento. Ma grazie. Marco è vero che ha pecora lì. Grazie, Marco Red. Ma ragazzi, grazie. Che spavento. Pensavo di essere ancora nella 12 ore per un momento, guarda. Abbiamo preso una Vespa, l'estate che Grazie, avanza. Nos. È un gioco terribile, stai dicendo i pregi, ma che sono Sono anche quasi difetti. difetti, sì. Immagino i difetti, ma sono. Ma i pregi del gioco, secondo me, sono il gioco, cioè vai in giro, esplori, esplorare è fighissimo, cioè giocare è figo, trovi le armi, il loot è molto bello, cioè vai anche in Di giro per quello la città, tenevo. succedono robe, quindi è divertentissimo il gioco, cioè molto divertente. Però se devo stare a guardare un'esperienza, meno gameplay e più esperienza, per me è un no. Se devo dirti invece, ho voglia di giocare un gioco con loot molto esplorativo, molto Non so se ci sta tutta, così, Marco. allora ti dico assolutamente sì. Però appunto se ti devo dare un giudizio per l'esperienza, ti dico no, secondo me è un no. Preferisci di Sono Project Piero. Red o The Parlo con Gobbies? Segnali. Assolutamente The Gobbies. Ma guarda. Oggi pomeriggio no, credo di non fare neanche la live oggi pomeriggio. Ok, qua ho erbicizzato tutto. Tanto la vigilia di Natale. Marco, vuoi venire a fare gli alberi? Vengo Probabilmente la a. Ha detto farò invece giovedì prossimo, perché tanto è il 31 e siamo a casa a pollice in prescindere. su. Allora scendi dal trabiccolo. Oggi mi sa che salto, lo faccio giovedì prossimo. Ma avete fatto? Che cazzo? Mi fai pollice in su? Era preso per il culo, Marco. Me lo devo mettere nel deretano. Guardate, me la porto a casa allora. Preso per lo sfondello, ma ha preso sto infame. Allora, Passare domani sera. domani sera 26 no, 26 prendiamo, no, sì. si salta perché a prescindere è sabato, quindi già salteremmo a prescindere. Domani sera facciamo la live, poi ci sarà probabilmente il Borrow by Night e poi si ritorna domenica regolare. Esattamente. Probabilmente l'ultima, l'unica altra live che saltiamo è il primo alla mezzogiorno, basta. Ora, perché c'è la mezza idea di farla il 31. Ah, Marco, dove sei andato? Era da scaricare la cosa. Ah, è vero, c'è 1700, ero io comunque. Ah. Marco non me l'ha detto, colpa sua. Perché tanto il 31 sera siamo veramente a casa a far niente. Quindi magari una livetta ci scappa. Non scappare, sono dietro di te. Arrivo. Adesso comunque vediamo. 31 si fa il countdown su Twitch, può essere. Guarda che si può anche fare, tranquillamente. Tutto fuori, butta. No, aspetta, ci scorre. Fatto.
Se hai la PS5, a questo punto aspetta direttamente che esca la versione ufficiale PS5 di Cyberpunk, non ha senso prenderlo adesso. Sì, ti conviene. Comunque così, cioè per me non è un no, perché comunque il gioco è bello e divertente, pieno di roba da fare, molto divertente, però è un me. Ah, qua non ci passo, devo passare da qua. Allora. Ed è un giudizio da non tenendo conto neanche le aspettative, proprio Esatto, Piero. giudicando il gioco. La patch PS5 no, ha detto generico 2021 e considerando i problemi che ci sono adesso probabilmente verrà anche rinviato. Perché prima vorranno sistemare il più possibile le Sicuramente. persone che ci sono fuori. Ma io. Non aspettatevela in tempi brevi. Io ho detto, io lo giocherò quando uscirà su PS5, ma sicuramente poi quando uscirà magari mi sarà anche scappata la voglia di giocarlo. L'avrei comprato solo quando sarebbe... Ah, ok, non avevo letto bene. Ma a questo punto non so proprio se... No, ma secondo me su versione Magico. next gen secondo me Taglia potrebbe questo andare albero, bene. dai. Versione next Questo gen dovrebbe tronco qui a assomigliare su... a terra. PC, ovviamente non con tutti gli effetti e tutto, ma... Marco, me li hai messi tutti di pippo. Buon Natale, grazie infinite, signore, grazie, grazie, Grazie signore, al grazie. FF4, grazie alto. Secondo me ci sta un Grazie altro albero intero, mille. Vai a Marco, dormire, Moro, e eh. dormi Vado a tanto perché dormire. se piove poi è un casino. Dormi il massimo possibile. Fastidio che non si può entrare in questa casa di merda, guarda. Piove. Buon Natale. Grazie Grazie anche per Clovis. Ah, se l'acquisto di Marco Mike. non approvava io non l'ho sentito, ragazzi. Ah, e piove ancora. Grazie Clovis, Sto andando avanti grazie il tempo più veloce. Tanto deve anche crescere tutto qua. mille. Aspetta, fammi scegliere la... C'è una mietitura. Ma che merda di contratti, non c'è una sola mietitura ed è barbabito. Duri, duri, aiuti. Le tre Ok. sezioni dovrebbe esserci quando metto la patch anche per il PC. Sì, no, ma sicuramente anche poi la versione ufficiale next gen avrà la maggior parte delle cose che anche il PC ovviamente lo Bravo sa della stessa Marco. qualità. Aspetta Marco, Quelle sì, quelli comunque ci sono, sono limiti del gioco. Quindi quelli comunque difficile che li cambiano tutti, soprattutto nella trama non puoi cambiarla e nell'IA. Aspetta Marco, dove vai? Oh. Ah, non mi L'intelligenza sembra. artificiale non puoi cambiarla adesso. Cioè, o la rifai completamente ed L'intelligenza è artificiale impossibile. su PC migliora. Beh, ovvio. Perché tipo un problema che c'è su Buon Natale, grazie PS4 infinite, signore. è Grazie, grazie, che signore. non Auguri, auguri anche a te, riesce. mancio. Grazie. E che non. Cioè, non riescono a reagire in tempo perché non riesce a caricare l'IA Sì. praticamente. E cose che su PS5 così non ci sarà. Sì, Perché poi non l'IA sarà un non problema. è. Cioè, l'IA fa cacare È quello, il comunque. fatto è che modificare quella vuol dire modificarla tutta, ci vogliono mesi per modificarla tutta, se non addirittura anni. Quindi quella rimarrà così. La trama non Oh, può Marco, butta cambiare, su. perché non cambierà mai la trama, quindi anche le scelte, tutto quello qua sarà così. Quindi quello resta da valutare a te. L'unica cosa Vai. che ci sarà meglio sulle next gen, ci saranno probabilmente meno bug, che verranno sistemati, e la grafica un po' più Oh, simile al PC. carica, Marco, cara, dove vai? Puoi salire? No, no. Flex, ma il rifare l'IA vuol dire mesi e mesi, se non anni di lavoro, e la gente non se lo va a rigiocare tra 2 anni. La gente sarà anche dimenticata del gioco. Quello è il problema. E anche se dicono c'è la nuova intelligenza artificiale, sì, ma io non te lo rigioco. A meno che lo faranno magari con l'uscita del multiplayer, del fan automatico multiplayer, che magari non uscirà manco neanche quello. Lo annullano completamente. Che macello che stiamo facendo. Ah, ma è finito di piovere. Ma non ci È sono vero, fammi contratti. rallentare il pentotal. Aspetta, come si fa? Aspetta, Marco. Porca miseria, e niente, rifai. Voilà.
Sì, no, tra l'altro, il gioco è sviluppato da 7 anni, di certo non parte che possono risolvere tutto in comunque, 2 settimane. cioè, già comunque nelle ultime patch è È migliorato migliorato, tanto, sì, perché sanno dove andare a toccare adesso, avendo milioni di tester, eh. adesso Sì. sanno i problemi che ci sono, però l'intelligenza artificiale, quella ci vogliono Intelligente, comunque sono mesi. limiti oggettivi come c'erano. Aspetta, voilà. Come Poi c'erano c'erano in in The The Witcher. Witcher. Ma se qui è scoppiato un merdone perché qui il gioco è rotto, si Non ci daranno concentravano pure su, a far sì. girare meglio il gioco e di rimanere, mentre per The Witcher si concentravano a migliorare l'esperienza di gioco e il Esatto. gameplay, sì. Qui, no, qui fanno, innanzitutto adesso fanno, cioè sistemano le cose per far andare il gioco, perché questo non va praticamente. L'intelligenza artificiale ci metteranno mano, se ci metteranno mano tra un po', e ci vorrà comunque tanto tempo. Ma non credo che la No, hai cambieranno capito, mai. Marco. Ma non è vero mai, Bocri, Ah. non è possibile. Non può essere iniziato nel 2016 lo sviluppo se l'hanno annunciato 7 anni fa. Non annunci un gioco e poi lo inizi a sviluppare 4 anni dopo. No. Non ha senso. Anzi, se tu annunci un gioco, vuol dire che è già in sviluppo, o almeno la base. Quindi vuol No. dire che addirittura era un anno prima, Sì, Marco, probabilmente, l'idea è non tutto. si pippa quello sopra. Anche perché doveva uscire comunque nel 2018 il gioco. Forse devi metterlo per lungo. No, e si è zizzato. È caduto un pezzetto comunque, Marco. No. Lì non ci arriva, Marco. Devi metterlo sopra. Ci pensiamo dopo. Intanto fai gli altri. Tanto c'è questo qui che Forse è vero quello che dici tu, mi ha Bocrim, tagliato un che l'hanno attimo. annunciato 7 anni prima e l'hanno iniziato a sviluppare 3-4 anni dopo. Loro sono stati veramente degli idioti ancora peggio di quello che sono finora. Dai Marco, è quasi finito l'albero. Bisognerebbe montargli le rotelle. Ma Marco, sali su. Poi il fatto che hanno detto che hanno iniziato nel 2016 a svilupparlo, l'hanno detto loro, per pararsi il culo dicendo: ma non è vero che l'abbiamo sviluppato da 7 anni, lo stiamo sviluppando da 3. Quindi scusateci, ma sono solo 3 anni che lavoriamo, no? Magari Sembriamo un omino di Team Fortress, Moro. Non no. posso Comunque girare, 4 anni di Marco. sviluppo, cioè Calma. sono 2 mesi. Per fortuna la segheria è qua vicino. Per fortuna ci abbiamo, per girare a sinistra abbiamo qui il rametto che ci puntella. Oh, sono aumentati i cosi, ma fanno tutti schifo. Andiamo a palla, Marco. Ah, ragazzi, è stato facile. Ah, quanti soldi? Che fai, Marco? Ah. Il problema sono il pre-order e la pressione mediatica. No, se fai un lavoro di merda, c'entra fino a un certo punto quello. Sì. No, l'errore che hanno fatto è che l'hanno fatto uscire su All Gen. Dovevano scusarsi e dire: ragazzi, oh, noi ci abbiamo provato, ma su All Gen fa Non cagare ci al cazzo, è una crede. merda, fa schifo alla Wallera e non possiamo permetterci di fare. Ma perché poi non è che fa schifo. Cioè, su All Gen il gioco è bellissimo, è per quello che non va bene. Cioè, non gira no, è un gioco next gen. Bastava annullarlo, così magari dicevano lo rinviamo anche per Next Gen, che tanto c'è solo lì tra un anno, però lo facciamo benissimo, senza problemi, con l'intelligenza artificiale ottima, e usciva tra un anno solo per Next Gen, tanto. Magari era anche più diffusa la Next Gen. Non ci, probabilmente non facevano i miliardi come hanno fatto adesso, ma almeno non facevano una figura di merda.
No, non si perdevano tanti soldi come no. Adesso, secondo me. Adesso, secondo me, cioè adesso, comunque, adesso ne hanno guadagnati un sacco. Cioè, devono andare pure in tribunale, mo. Eh sì, ne hanno persi probabilmente di più di quanti l'hanno guadagnati. Ma tutto. Cioè, hanno detto però... anche, raga, su PS4, su All Gen, gira incredibilmente bene. È quello il problema. Come incredibilmente bene? 10 FPS. Quello è il problema, che hanno pure continuato a mentire per evitare che la gente non annullasse preordine. Sì, no, hanno ammesso le colpe, sì, ma dopo però. Grazie al cavolo. Non serve a niente farlo dopo. Allora, tu hai venduto le 13 milioni di copie. Vuol dire che si aspettavano 2 FPS, esatto. No, no, più di 1 miliardo di perdita. Le hanno perso, soprattutto, quasi 2 miliardi solo in borsa. Per poi adesso tutti i preordini annullati, tutti i rimborsi, poi se ci sarà effettivamente quella causa legale, altri soldi. Oppure potevano dire, ragazzi... il gioco su PS4 gira di merda, noi ormai l'abbiamo fatto, lo facciamo uscire lo stesso, però aspettatevi un gioco che non funziona. Se volete comprare, cazzi, solo cazzi vostri. Oh, noi lo facciamo uscire, ve l'avevamo detto, però... Guarda, ha senso quasi quasi comprare le azioni della CD Projekt adesso. Sì, sono carta straccia. Non puoi... Peggio di così, fallisce l'azienda, però non perdi molto, perché... non valgono nulla, adesso ne prendi un pochino e speri magari con l'annuncio di un prossimo gioco salgano alle stelle. Causa legale per cos'è? Per falsa informazione, per pubblicità ingannevole, credo. Perché comunque effettivamente dicendo che su All Gen girava bene, non so, perché l'hanno effettivamente alla detto. Alla fine quelli di No Man's Sky non gliel'hanno fatta, quindi... No, la... perché era... non lo so. Era lì, era una situazione diversa. No, era più grave, era lì, perché avevano detto di un gioco, ma poi ne è uscito proprio un altro. Qui il gioco è quello, ma... guarda che non era brutta... ovviamente non vi dico di prendere milioni di azioni della CD Projekt, ma prenderne qualcuna. Tanto non so quanto valgono, insomma, valgono veramente un cavolo, valgono. Reddit conta di rientrare di quanto perso dalle situazioni... sì, perché se poi metti annunciano un nuovo gioco, metti annunciano. Sicuramente quando annunceranno ufficialmente la versione di Next Gen, sicuramente anche quando. Esatto, ma poi anche più avanti risaliranno. Cioè non sì, possono. Perché adesso sono veramente. Ormai il danno è fatto. Della metà del valore. Non è una brutta idea, ovviamente. Comprarci miliardi. No, 100 euro di investimento perché ce li ha. Che può permettere, so. No, bro, guarda. Qui dalla tabella azioni CD Pro. Ci sono su eBay? No, ma se fai su Google. Stanno, sono calate da 5, un mese fa. Considerate che, no, facciamo 6 mesi fa. Il loro picco è stato valore 450. Credo cose polacche, moneta polacca. Sono calate a 250. Praticamente la metà. Il 21 dicembre è stato il picco più basso in assoluto. Non ho idea, Joker, come si comprano delle azioni. Devi chiamare il signor Mario Borsa e lo... no, non lo so, penso su internet ci sono i siti. Provate su Instant Gaming, ragazzi, vedete se... sì, ah, fate... su internet ci sia magari il sito... con, potete vincerle con il giveaway. No, no, a parte gli scherzi, credo che devi andare sul sito della borsa, credo polacca, a sto punto, visto che sono... In Polonia c'è l'euro, dicono lì. Perché qui c'è scritto... ah, forse intendono punti, allora, ok. PLN. No, PLN. C'è lo zloty, sì, che è tipo un... i rubli. No, i rubli dove sono? In Russia. I rubli sono in Russia. C'è lo zloty. C'è scritto PLN. Anche qua, non mi raccoglie... ma anche il fatturato c'è scritto 521 milioni di PLN. Cos'è? Perché non mi raccoglie più? PLN.
Non sta piovendo, cosa succede? È lo zero tipo l'acqua il PLN. Vale 0,22 euro. Quindi 250 PLN sono 55 euro. Un'azione di CD Projekt vale 55 euro. Attualmente, prima ne valeva più di 100. Ma Zlotti sembra un personaggio dei Simpson. Quindi, boh, compratevi un paio di azioni e vedete. Nico Tozzo, hai fatto una figura da cioccolataio. Io pensavo che in Polonia ci fosse l'euro. Mi chiamano. Un secondo, certo. Questa mi sa che mia nonna. Ah, vai sotto di te. Scusa. Quindi stanno su 55 euro circa. 5-60 euro. Stanno risalendo un attimino adesso. Ma di poco in realtà. Ce li facciamo gli auguri. Che facciamo? Buon Natale. Grazie Meligio. Grazie Meligio. Grazie Meligio. Ho chiamato la mia nonna che mi ha detto. Com'è illegale dare consigli su cosa comprare? Vuoi ma venire non è vero a mangiare? Mai. Cosa vuol dire illegale? Ma cosa? Ha detto vuoi venire a mangiare gli spaghetti col pesce? Fatto, adesso non posso, però se mi ritieni da parte, dopo li vengo a mangiare. Adesso vorrei capire perché hai detto che è illegale sta cosa. Vorrei capire dove stai di questa cosa, perché non è vero mai. Io posso dire che potete comprare quello che volete, poi sono fatti vostri. Cioè. Sì. Sono consigli, perché mai dovrebbe essere rilevante. Infatti non ho mica capito, cioè sono fatti vostri se poi dopo li comprate o seguite i miei consigli, cioè mica vi ho costretto a comprarli. E infatti ci sono i broker apposta, fanno quello di lavoro. Sì. E allora batti. Vengo a prendere i soldi nel conto e ve li uso per comprare delle azioni che voglio io, sì. Mi si stoppava. Ma è ancora esatto, notte, devi stare nei bassi fondi per andare a parlare con un broker, devi... Grazie Pietro San, grazie mille Pietro. Grazie anche a Gattone. Vuoi dormire e dormiamo. Grazie ma... Gatto. Esatto, ha ragione Mr. Smile. Sarebbe legale se io vi dico di comprare delle azioni grazie, in cui io sono il proprietario dell'azienda. Cioè, come se vi costringessi a comprare le mie azioni della mia azienda. Ma non sono proprietario di CD Projekt attualmente. Eh no. Quello del piano di sopra, grazie a quello del piano di sopra, che è quello di Marco. Buona vigilia a tutti quelli che sono arrivati da Gattone. Stavamo parlando di azioni, stavamo facendo un discorso importante sulle sul via vai e sul no? Ma okay, che io semplicemente ho consigliato attualmente di comprare qualche azione CD Projekt perché sono calate a zero o quasi. Se neri! Ma il ballo Marco, complimenti. Lo dice? Esatto, Black. La donazione durante la 12 ore mi aveva sballato il numero di soldi nella carta, ora almeno sono tondi tondi e posso dormire tranquilla e faccio un regalino a voi. Grazie. Come fanno a essere tondi se hai donato altri 10 euro? Magari erano 60, adesso sono 50. Ah, anche erano 110. Anche. No, ma stavamo ragionando... Ma ancora, cazzo, anche tu... Stavamo ragionando su fatti. Non è che dico, secondo me sono una cosa incredibile. Bisognerebbe andare a fare delle... Ma perché non mi raccoglie? Perché? Per favore. Non mi slama questa lama però. Ma secondo me gatto invece
Si potrebbe fare un lavoro. No, gatto, non puoi farlo se tu sei detentore del proprietario dell'azienda, perché tu stai obbligato a comprare la cosa della tua azienda, ma se uno consiglia può farlo. No, non avevo il cassone pieno, non ancora. E che boh, si bugga ogni tanto oggi, a quanto pare. Io sono proprietario dell'azienda, vado in live e dico comprate le mie aziende. Stavamo ragionando le mie sul azioni. Fatto che chi si di Project Red adesso ha raggiunto, penso, il minimo sindacale. Il minimo merdone. E orca puttana, ho fatto. Voilà. Ma comunque. Ecco, mi raccomando, fai un lavoro a modo lì. È toccato il giardino. Ma l'ho sempre fatto, perché mo mi deve dare rotture di balle toccare il giardino del vicino che ha l'erba sempre più verde. Grazie Marachella. Grazie Marachella. Ma può essere. Va bene. Mi sa che non basta la carretta qui. Vabbè. Marco, mi vai a fare una consegna? Bene, bene. Ti porto la carretta lì, eh. Quale questo trattore qui, ragazzi, è incredibile. Sto al volo, Marco. Niente, si è fermato subito. Marco, in realtà è tutt'altro che silenzioso in questo momento. Ma c'è una striscetta... No, non è del mio campo, però, quella incolta. Sì, si è mutato perché c'ha i muratori che fanno PEM 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 anche la vigilia di Natale, a quanto pare. Questo non so se è legale, piuttosto, perché la vigilia di Natale che tu mi spacchi i coglioni... Esatto, Mati, è quello che pensavo anch'io. Chiedono uno sneak peek del rumore, Marco. Adesso non sta menando. Allora, Marco... La vigilia di Natale credo sia considerata festiva, eh. Prefestiva, in realtà. Quindi... No, ma gatto, quello che ho detto io prima, secondo me, non c'è nessun muratore sopra casa di Marco. Sono i suoi vicini di casa che spaccano le palle, basta. Secondo me si sono messi, ormai si sono presi l'abitudine. Tipo, loro ormai non riescono più a stare senza quel rumore lì. E come si stanno divertendo, loro sbattono. E come la coppia dove uno dei due della coppia di notte russa come un trombone. Ah, che mio fratello, anche noi stiamo lavorando. E poi dopo, quando magari poi quello che russa non c'è più, l'altro non riesce più ad avere il sonno come prima, perché ormai si era abituato, ormai faceva parte di quello. Stessa cosa. Vero che anche su TS l'altro giorno facevano i balletti. Il prefestivo io lo considero come un sabato. Lavora gente che non lavora. Ma che la domenica la gente lavora. Sì, no, ma il 24 la gente lavora. Però è da stronzi. Cioè. E tecnicamente dovresti venire pagato di più. Non lo so. Perché non è... Il 24 è prefestivo, esatto. Il 24 è prefestivo. Quindi tecnicamente dovresti... Come se fosse un sabato, tecnicamente. Ma non so se significa niente per... Adesso sembra si siano fermati. Non lo so. Esatto, magari stanno montando delle mensole loro, magari non ci sono muratori per davvero. No, no, ma certo. Però che rumori, cosa dice cioè, la legge italiana, non riesco a sentirmi. Che altro? L'ho detto anche prima, mi stavano smettendo, poi ha ripreso, quindi adesso mi sto zitto. Ma mulino per grano di festa. Prefestivo. Guarda che lavoro. Uh,
Un giorno normale, almeno a me me lo pagano così. Il 24 dicembre viene considerato come un giorno come gli altri, cioè lavorativo. Ma aspettate, ma il mulino per grano di Fesburn ma infatti è più è festivo solo se 20... cade di domenica. Vabbè, grazie al cazzo. È già domenica, quindi poi passa. No? Infatti, chi ma, non... ma è una bugia il mulino per grano di Fesburn? No, devi. È il treno. E come si fa? Devi andare a scaricare dal treno, puoi caricare col treno. Per scaricare dal treno, non vedo Sì. nessun treno io. No, devi Faccio andare nella io, stazione, scaricare ma lì, poi passare ascoltate. col treno, caricare e mandarlo in culo. Devi andare alla stazione. Come cacchio si chiama? No, sono qua Silo io ferroviario ovest. oggi. Più che altro oggi è zona rossa, non No, dovrebbero non più lì, ma lavorare i come moratori. silo Eh sì, ferroviario ovest? mi fermo lì col treno, dai. Ma in realtà. E come faccio ad arrivare lì io, mo? Ci arrivo. Nella Ci metto zona vent'anni. rossa non è. Cioè, non è zona. Cioè, i lavoratori lavorano. No, I il lavoratore è sempre stato permesso. È sempre stato permesso, negozianti sì. I negozi sono sì, chiusi. già, Non arriverò fra un paio lavorano. d'ore, aspetta. Sì, è sempre stato permesso lavorare. Ovviamente devi avere la certificazione adesso, perché se non. I negozianti non lavorano Esatto, i nella zona negozi, rossa. tranne quelli alimentari, giustamente. Sì, per motivi di lavoro si può uscire, sì. Ma anche prima si poteva. E anche domani si può uscire se vai a trovare dei parenti o così, ma solo due persone. E devi avere la. No, prima lockdown era completamente diverso. Prima lockdown era proprio un lockdown vero. Quello di marzo era proprio quello vero. Cioè, proprio tutto fermo. Nelle zone rosse che ci sono state adesso, a ottobre, novembre, comunque si poteva andare a lavorare. Tranne nei negozi, eccetera, eccetera. Arrivo ai miei 35 km orari, Liezar. Il tempo che arrivo probabilmente sono cambiate Ma a le prescindere mi sta vendite. mai il a prescindere mi sta mai da domani, poi molto probabilmente molte aziende chiudono comunque fino al primo, qualche, cioè fanno comunque il pomo. Voilà. Questo termostonks ci sarà? Sì, poi lo Sì, metteremo. sì. Eh sì, dopo le feste. Sì, dobbiamo farlo fare alla Robby. Saranno 2 mot 9. L'altra non abbiamo ancora deciso, E o però. facciamo Sempre il il Stonks, Nox termo. Stonks, Possiamo fare il Stonks e Nox contrario, Stonks però. facciamo. Poi se ci viene in Massimo. mente un'altra, a caso adesso sentiamo. Guarda, Bronco, sai Bronco, com'è? non per tutti è essenziale, evidentemente, ma per qualcuno Evidentemente sì. sì, c'è chi non ci crede nelle ambulanze, per dire. Andiamo. Non ho abbassato, ma sono un pisel. A che giro hai fatto, Mark? E che giro ero dall'altra parte del mondo? Ma potevi passare di fianco alla ferrovia, non fare il giro dall'alto. Fianco alla ferrovia. C'era una strada sola da me. Gli stemmi bit Non personalizzati. Una ce n'era. Io ero proprio alla stazione lì, eh. C'era solo la strada per Non tornare so, indietro. Pier. Gli stemmi bits, che vedono talmente poco. Ci avevamo già pensato, però Sì. mancano le idee, quello fatto. No, io non ci credo nei dottori. Sono tipo gli sciamani, non è che ci credo molto. Sì, infatti, questa stregoneria, ma chi è? Adesso ho una malattia con un vaccino, me la fai guarire. Ma sì, poi A cosa parte che non è faremo? vero, comunque. Altrimenti era una medicina, non era un vaccino. Con una siringa attacca e mi rubano il sangue. Ma com'è possibile? Non è con un arco così piccolo poi. Piezar, dove sei? Tu devi scaricare la ferrovia. Ferrovia è. Eccolo qua, questa qua a destra. Ma ti ho detto quella ovest! Ma dov'è quella ovest? Dall'altra parte, Marco. Oh, allora non la vedo. È in mezzo alla città. Marco, Ah, sotto. sopra Liecce Cioccolati. Dov'è Io Gliezar? sono andato a quella est leggendo ovest. Poi in realtà sono invertiti perché potevano fare ovest a ovest, est a est, però vabbè. Poi, a parte che cosa vuol dire scrivere giallo lì, che è un casino, non vedo un cacchio, non vedo.
La stazione ovest al centro, ma allora... Sì, non ha molto senso quello, però. Mica vado a guardare là. Tutta colpa del 5G. Una tela soia, sì, per forza, per accumulare un po' di soldi. No, ma il 5G ce l'avrai nelle vene poi dopo il vaccino. Te lo danno quando vai a fare il vaccino, ti danno il certificato con scritto sei passato al 5G, ti faranno un nuovo contratto. Perché io diventi un'antenna. Ho preso poi il cellulare 4G perché tanto ancora non c'è. Invece, ma dovevi aspettarti quello che arrivava adesso con i vaccini, scusami, lo sapevi che arrivava. Chissà se mi abilitano il telefono poi. Cipino. Swing. Io adesso che ho finito Cyberpunk, che cazzo gioco? Moro, Yakuza, ma ovvio. No. Sono delle robe che è un capolavoro. Ma cioè... costa di troppo. Ma è costa fantastico, Moro, li vale ogni centesimo. Io non credo lo finisca, io me lo porto avanti tutto l'anno, faccio tutto io, no, ve lo dico. Adesso tutto l'anno, voglio... vuol dire ancora 3-5 giorni. Sì. Esatto. No, io adesso voglio... Ieri mi sono messo a cercare i Pokémon. Pensavo di riprendermi anche un attimo Genshin Impact, perché io non ho giocato neanche la patch 1.1, adesso è uscita la 1.2. No, quindi Yakuza ci sconto sono... adesso, sì, però comunque... Ci sono due regioni in più di quando ho smesso io. Ed è uscito da 2 mesi, tipo. Aspetta, penso qualche cazzo più o meno, su 3 mesi. Ragazzi, Yakuza è veramente troppo bello, mi spiace, ma... No, 2 regioni in più, perché io non ho giocato neanche quella che hanno aggiunto con la 1-1. Yazzar, ho scaricato il pub. Ah, la fine di Liyue? Eh? Eh beh, no, hanno aggiunto 2 aree, però... Vabbè, non sono regioni, però. Hanno aggiunto 2 aree. Però. No, aspetta, ma cosa hai scaricato? Sei scaricato di valore di coso? La soia, perché c'è anche il mais c'è qua dentro. È accattatirlo. Ma non so se posso prendere tutto. Quella di sicuro non lo metto io. Mischia i semi. Aspetta, vedi il mais. Mamma che lag! Dato che stavo scaricando la soia. Intanto. Il mais sta calando. Però sempre a Felsburn va. No, ma infatti non posso fare. Mentre posso mischiare i semi. Ma potevano mettere 2 vagoni. Tra l'altro hanno aggiustato anche un pochino di roba, tipo il problema, l'hanno aggiustato adesso, il problema che tu su Genshin quando entravi impostavi il controller come periferica di gioco e però lo dovevi impostare ogni volta che riaprivi il gioco. Che rottura, ma è terrificante, ma non ho voglia. Mamma mia. Ma che palle, scusa. Ma sta calando, not storms, vedi, che sarebbe stato usato. Ma lo userebbero, cioè lo useranno un sacco, infatti, secondo me. Stanno usando un sacco il trenino Marco, è una delle più usate senza assolutamente motivo, bro. Però ragazzi, siamo arrivati avanti anche a Cristina Scabbia, che abbiamo... No, non lo so, magari l'ha fatto prima lei, non ne ho idea. L'abbiamo scoperto per caso, quindi... Ce n'è ancora da scaricare, no, Moro, lì? Col bocchettone aperto. Sì. Oh, ho preso un legno. Meno male che non mi sono ribaltato. Trino Marco, dai. Basta parlare di Einus. Che ne parla di Einus, voglio dire. Oh, ma non è vero, dove me la sta scaricando? Ma stava rovesciando tutto in testa. No, a parte che mi riprenderò bellissimo un pochino anche Hades. Belli. Più o meno. Poi non so, non ho lasciato altri giochi. Questo sempre lì, Liezar? E questo cosa? È il... la soia? Fammi vedere. La soia... Ma è pochissimo, no, aspettiamo. C'è il 40... Sta calando. Sì, no, aspetta. È 59%. Aspettiamo. Tanto la puoi depositare lì. Poi la prendiamo quando la prendiamo. La leviamo poi. Grazie, Pauri. Oh. Facilissimo. Prepuz.
Yakuza che hai sconto, c'è cioè Devil May Cry, potresti prendertelo che hai sconto pure No, ma voglio un quello. giochino da giocare così, Riprendi Isaac, che non poi con c'è la trama. patch. Ma non è vero. Devo uscire entro fine dell'anno, sono scomparsi tutti. Back 4 Blood, sì, sicuramente lo proveremo. Andiamo da questa Era parte. Left 4 Dead, Sì, Back 4 Blood. ah, Allora sì. sì. Era intrigante. Cioè, sembrava divertente da fare assieme. LOL su Però non mobile, ci ho lo giocato un faccio su pochino, ma. PC. Ti va buona pappa e buona festività. Trascorretela nella massima festività. Ma non è vero mai, vecchio. Io ho detto come andrà con Back 4 Blood. Ci giocheranno tutti perché cazzo è Left 4 Dead 3. Però è Left 4 Dead 3 reskinnato, cioè non. Vabbè, ma noi ci divertiamo, cioè ci ha Ma sì, divertito sicuramente, Warzilli, come si ma chiamava? sicuro, però secondo me tutto la gente si aspetta chissà cosa, ma è un Left 4 Dead 2 reskinnato, non è un Left 4 Dead 3. Ragazzi, è un Left 4 Dead L'importante è che mi diverte. 2.5. Cioè, secondo me appena uscirà farà un attimo il boom per il meme. E poi la gente già se ne dimenticherà. Vega. Beh, l'importante è che è divertente. Poi cosa si aspetta la gente? Ma divertente lo è anche Left 4 Dead 2. Cioè, la gente che gioca Left 4 Dead 2 giocherà Back 4 Ma queste Blood. ha robe nuove, ci sono E boss non è diversi, una cosa vero, diversa. non è Come vero. no? C'era un mostro gigante che rompeva un Sì, è ponte. vero. Quello Però c'è poca, cioè, è... poca Poi roba. chiaramente altre cose saranno, sì, mezze reskinate, però lo gioco volentieri. Se mi fa... Poi magari lo giochiamo, non è divertente nemmeno, Ma però... divertente, se ti ha divertito Left 4 Dead, è divertente per forza anche Spero sì. quello. Oh mio Dio, ma c'è un legno che non vedo che prendo continuamente. Fammi vedere. Però Left 4 Dead abbiamo smesso di giocare perché dopo un po' anche basta. No, Left Ci abbiamo 4 Dead anche l'avevo giocato abbastanza. giocato 9 Esatto. miliardi di ore e alcune neanche su Steam. Esatto. Però questo qui sarà la stessa cosa, eh. No, C'è da frena, portare un po' di legno. frena. Tanto ormai sono sempre in mezzo Ma perché non a sto mi... mezzi di trasporto. Porca. Ciao, Otacon. Ciao, Merda, bella. ciao. Non frena. Per Facilissimo. Benesses. quello dico, cioè non è. Left Oh! Quando è che 4 Dead non è prendevamo il arrivato. muletto, ragazzi? Marco, voglia ancora. Ah, vabbè. Torno a casa allora. Ma avevi Non già scaricato importa. almeno? Diciamo che la risposta la lasciamo così, in sospeso, per i nostri amici a casa. Ma non importa tanto, chi è che passa di lì? Non è grave come situazione. Ma Non è grave secondo me come situazione. Non credo passi qualcuno di qua, voglio dire. Non penso interessi a nessuno questa strada. Secondo me, poi. Chiaro che. ciao belli, buona vigilia. Chi è arrivato mo? No, ma non è... Ma ragazzi, ma tanto è una strada completamente inutilizzata, Eh sì, ma a me interessa non ci passa il nessuno. nostro. Oro, quanti sono? 25.000, te li pago io, dai. Non Dai. facciamo storie ogni volta. No, se mi sogno a 9 hanno detto il mais. Non Mais importa, vale tanto non adesso. sporca niente, non succede nulla. Piuttosto, prendiamo il muletto, ragazzi, che dite? Secondo me può essere un acquisto che potrebbe servire. In prospettiva anche di prendere le galline. Vabbè, le galline cosa? Adesso no, quelle le prendi con la mano, tanto. Il muletto ci serve per raccogliere attrezzi pesanti di vario genere. Tipo? Ma non so, metti una vecchietta incastrata. Ma è qui No? cosa ti sei ribaltato, scusa? Ah, ma lì, Niente. ma chi se ne frega dalla Ma legna, infatti Marco? ma non passa nessuno poi lì, voglio dire. Chi è che va di là? Solo se dobbiamo consegnare verso da quella parte. Adesso ci penso Porta. io, Marco. Sicuro? No. Ma non c'è bisogno che vai a vedere, Moro. Non interessa a nessuno. È arrivata la polizia, ha detto, vabbè, non importa, è andata via. Perché dobbiamo controllare noi, voglio dire. Vedi? Cioè, non interessa. Di qua non si... Semplicemente di qua ci sono lavori, non deve interessare a nessuno.
La transenna, cioè, sulle strisce pedonali poi. Non è che se vedi delle strisce i pedoni arrivano a farmi scusi, ma sa cosa è successo qua dietro? Sa cosa c'è? Non credo interessi a nessuno. Aspetta, Marco, ma qua c'è. Forse la so... Ma è facile, Marco. Aspetta, aspetta, Moro. No, aspetta. Ma infatti, l'avevo detto anche ai carabinieri. No, Marco, voluto... dall'altra parte gira. Aspetta, perché se arrivo qua c'è il marciapiede che poi mi dovrebbe dare una spinta. No, Marco, gira. Invece non è successo quello che mi aspettavo. Giro dall'altra parte. Giro dall'altra parte, guarda. Hop. Hop. No. Ecco qua, vedi? Taribo West. Taribo West, vedi? Oh mio Dio, ma come sguilla! Aspetta, aspetta. Un attimo, Eccomi qua, vedi? Taribo West, vedi? Booker T. Ho investito, mi hai... Oh Marco, ho fatto, Tranquillo, Moro. Aspetta. Piano piano, ora bisogna ragionare su ogni mossa. Tutto potrebbe essere un casino. Perfetto, Moro. Ma perché sei dovuto andare addosso a impennare sul mio trattore? Natale. ma perché ci mette un attimo come comando? Ma non mi basta di venirmi addosso, lei... Ma non è proprio reattivo, cioè... Grazie, Justin. Grazie, Justin. No, ragazzi, aspetta. Ok. Piano, piano. Erbicidi Tulliezar. Sì, perché qua quanto sto... ce n'è di erbicida? 50%. Mi sa che non ti basta, poi ce n'è... proviamo, via. Vabbè, dopo c'è già il coso da prendere. Porca miseria, Moro, viene a vedere cosa sono riuscito a fare. Dimmi, tu come ti chiami? Meno male, sono bravissimo, ragazzi. Corro. Sono Mandrake. Grazie, Mandrake. Benvenuto. Sono bravissimo. Moro, viene a vedere qua. Cioè, nella caduta sono riuscito a posizionarmi dentro l'obiettivo. Sto correndo, Marco. Ma non ci basta che tabbi, che... Guarda, nell'obiettivo sono riuscito a infilarmi. Questo come lo tiriamo su? Marco, non lo fare! No, è perché è più facile senza legna. Non è vero, non ho appigli per ribaltare la situazione. Ma continui a girare come una scheggia, prima o poi ti ribalti. No. Ma guarda che senza è più facile, Moro. Ma questo cosa fa? Allora, Marco, mi serve che tu guidi e io ti faccio leva con il tronco. Che tronco vuoi prendere? Che se faccio L si smoscia tutto per... Vabbè, no, che tanto... io ti... con il tronco legato, vedi? Ma che è successo? Io prendo il tronco e tiro. Ok. Vai. Basta. Guarda dove sta andando la macchina, che stavo girando dalla parte opposta. Vai. Vai, vai, vai. Forza. Cambio giro, Magari di qua è un altro discorso. No, di là fai la forza centripeta fuga. Issa. No, Marco, così non ce la fai. Aspetta. Prova a andare, segui la parete. Seguo la parete. Perché va di là? Vai, appoggiati. Guarda. Vai dritto. Pem. Easy. Ora, ma proviamo senza, guarda, ascolta a me. Ti faccio vedere ora. Dai, proviamo senza. Prova. Guarda, Hai visto? Ah, Marco, che bravo. Fammi salire, va. Vieni. Vai. Ah, ragazzi. Fatta. Marco, aspetta, aspetta. Porca scendi. Bestia. Vieni, sali. Ti porto a fare un giro. Vai. Allora. Lizard non può salire, vero? Mi sa solo in due. No, sei sempre in due. Peccato. Volevo portare a fare un giro anche a te. Ma Lizard può salire, No. No, dico fisicamente, può entrare dentro il camion. Oltre li mette tutti e tre stretti, magari, non so. No, ma non c'è proprio la mod. Persona. Basta il coso, forse. E da poi quando poi vai a dormire. Finisco proprio.
sei contento che ti porto a fare un giro? No, ma sbatti sono molto giù, contento, se vado sul, sul cassone. Sul cambio, non so se apprezza, non credo gli apprezzi il cambio nel bus. Poi magari scopriamo cose incredibili. No, Pier, ma ascolto se, perché ascolto, mi metto tutte le canzoni della Macete, quindi canto, poi le canto. Ieri che ho cazzo, scoperto no, bene. Ti sei puntellato lì. No, è cresciuto tutto, adesso non so più dove ho dove fertilizzato e dove no. Niente. Ho ascoltato come si chiama? Mamma, no, aspetta. Mamma di Jamie Tyson Zenitro, che me l'ero persa, non so perché, perché non ho ascoltato il CD di Jamie Tyson, non sono così fan. È bellissima. Una base che vabbè, non è loro, ma l'hanno risistemata, mi piace molto. Pari papà, pari pari veri veri, bam 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 bam. Franci, non l'hai neanche ascoltata. Questa non è della Macete. Oh. Però sarebbe. No, beh, in realtà hanno fatto una. Chi è che era che ha fatto la canzone? Il freestyle sopra sta canzone era Shade. Che su Instagram ha fatto il freestyle su sta canzone. È da lì che poi avevo preso il filtro. Dove andiamo, Moro? Contro un albero, Ila? Ma adesso non ti preoccupare. Adesso questa era proprio una tappa. Adesso vedrai, andiamo. Presente Tony Hawk's Pro Skater? Sì. Uguale, adesso gli faccio vedere. Andiamo. Se ritrovo la strada. Adesso facciamo un bel girone qua. Ah, quindi ragazzi, chi vuole giocare a Fortnite con me? Io te l'ho proposto per mesi e adesso ti inculo. Ma io ti avevo anche detto di sì comunque. No, forse no, hai ragione. Non è vero mai. E qua tagliamo che non importa. Hector, guarda, mi compro. Quanto costa Freccia Verde? Devo spendere il pass. 15 euro. Ma sì, spendiamoli sti soldi. Ci faccio una live, li rifacciamo. Sì. L'avevo presa una skin di Star Wars, l'avevo presa. Non ho preso. Perché adesso avevo la skin di basket. Avevo il canestro come piccone e la skin di. Quel simil Shaq. Giocherete mai ad Apex? Ma davvero? X? X. Forse si segui da ieri, però no, lo faccio. No, ieri dovevi averlo visto. Neanche da lo facciamo, ieri. Però. Lo facciamo spesso, Apex. Sì, siamo almeno una volta a settimana. Giochiamo nel team Phoenix. Ah, sì, no, qui tranquillo. Oggi, allora no, sì, comunque allora. Non è vero, non siamo dei pro player, scherzavamo. No, non siamo dei pro player. Siamo un canale trollone. È nuovo, lasciamogli. Ah, no, siamo un canale trollone. Ci giochiamo, no, vabbè, ma poi ogni tanto. Sì, comunque siamo pro. No, scherzo. Allora, Marco, sei no, pronto? Però se ci guardi da un certo punto di vista siamo pro, anche se non è vero. Però magari io però uno ci guarda, ci giochiamo, siamo pro. Anche se... Marco, sei pronto? Sono prontissimo. Pigliare. Ma questi... Sì, ecco. Ma mi aspettavo qualcosa di più scenico. No, no, ma non è qui. Adesso... Ok, a posto. Aspetta che... Faccio vedere io, è al negozio. Quanto dura questa Salerno Reggio Calabria? Cosa gli è al negozio? È qua il cosa? Fertilizzante il vicino. È un modo per buttarsi giù, Moro? No, no, voglio fare un volo pindarico. Qua, Marco, adesso ci siamo quasi. Allora, okay. Questo sì, l'avevo fatto anche l'ultima bello. Volta. Molto carino questo trucco. Sì, questo ti sia piaciuto. Sì. Nicola ha regalato la Sabba X che è appena arrivato. Giustamente, come ti permetti a non essere sub? Quindi X, adesso no, che sei sub, ti ricordo, non siamo pro, era uno scherzo, ma dipende dai punti di vista comunque. Marco, sono preparato. Grazie. Durante la 12 ore abbiamo vinto, quindi vai. È vero. Eccoci, Marco, eccoci. Prego. E live abbiamo vinto 2-3 volte comunque. Questo è studiato pure. Beh, ultimamente una live la vinciamo. Ah, quindi. Vedi? Tony Falco. Anche ma un po' Tony Cacone qui, eh. Anche un po' Tony Cacone qui, vedi? Voilà, non mi è riuscito come l'ultima volta, riprovo, Marco. No, devi fare come con San Andreas, ti devi esercitare con le moto a fare i salti, i trick. Sì. Quanto andavano i video di San Andreas in piedi sulla ruota davanti, sui palazzi? Era pieno. Quello. C'era Giampite che aveva un canale e faceva solo ste robe. Siamo Marco, facciamo il wall ride.
No, giochiamo a un rank molto basso. Bravo, Moro, vedi? Sì, questi erano almeno 100 punti, eh? Eh sì, a Grifondoro. Serpe verde, però. Ah, no, serpe verde. È vero, ma non c'è la... Grifondoro fa schifo. Ah, sì. C'è Harry Potter, più che altro. Non ci fosse Harry Potter sarebbe anche una bella ma Moro, era 20%, dobbiamo prendere un altro. Che cosa era 20%? Ah, vabbè, prendi un altro. Poi io sono tasso rosso, non devo parlare bene delle altre. Come funziona Harry Potter? Non mi ricordo. Ti è piaciuto questo grind? Questo mi è piaciuto, sì. Un attimo, Marco. No, ma non ti preoccupare, Moro. Tanto abbiamo il muletto, no? Probazia riuscita più 5.000 dollari. Io sono tasso rosso, sì. Ho fatto i test, sono tasto rosso. Sei un tasto rosso. Per far esplodere la bomba, sono... Marco è un tasto rosso. Eject. Sono tasso rosso. Però mi hanno detto che i tasso rosso sono pieni di gnocca. Quindi sono contento. Così mi hanno detto chi segue per davvero Harry Potter. Che non so. Aspetta, da ma cosa... nei film tasso rosso non mi ricordo chi è. No, nei film rosso. Non credo. Penso di ripetere. Perché era il Corvo Nero o Grifondoro. Non è che c'è. No, no, ma nei film non credo sia vero nulla. Infatti. Sono masso grosso, sì, infatti poi... Sono cazzo grosso. L'unico tasso rosso che si sa esistente era Newt Scamander. E Newt che è un gran figo, secondo me, il migliore di tutti, quindi va bene, mi sta bene. Ma poi chi se ne frega di queste casate, mica ho fatto per davvero l'esame e c'era Silente che mi ha detto io sono un grande mago, questa è una scuola e sono gay. No, non me l'ha mai detto, me l'ha detto la Rowling e se l'è palesemente inventato, quindi... Cedric era tasso... è vero Cedric anche, vabbè, ma poi è morto, quindi... Spoiler. Beh. Come dicevamo l'altra volta che ti mettono le sessualità della gente anche se non nessuno interessa. Te lo devono dire proprio in sicurezza. Guardi, mi chiamo Mark, sono questo è Hogwarts, sono tasso rosso e sono eterosessuale. Ma nessuno te l'ha chiesto, non me ne frega niente cosa, con chi vai a letto. Non, ah! Non è importante per la trama. Ma tu sei un imbecille, sei, scusami. Ok, posto. No, c'è tanta gente a cui non piace Harry Potter, come c'è tanta gente a cui non piace Star Wars, no. Non piace Signore Anelli. Io ripeto, a me non piace Augusti. Harry Potter, nel senso proprio Harry Potter, cioè... La persona, proprio. Lui non mi piace, neanche un po' proprio, secondo me potevano fare un personaggio interessante, ma veramente sforzandosi poco, potevano fare un personaggio più interessante. Guarda, Nuke, a parte il fatto Nuke, che... Nuke, chi è? Scusami, ma perché sono Call of Duty? E basta, Newt. Nudes. Nudes, AIDS, c'è la Nudes. Sì, Moro, la facciamo. Interessantissimo, non è che c'è questo personaggio incredibilmente Nuke. Campo 3, 6.000 seminale patate, Nuke. Però sono 44.000 Nuke. Ci vuole un sacco. Però. È che non c'è neanche, non è neanche mietitura, quindi non ti dà neanche il sovraccoso. No, facciamo mietitura colza qua 8.000 che se ne fa un po' di più. Da. Il campo 14. Ah, infatti, allora, sì. Ma nel libro, se tu nel libro approfondisci le relazioni meglio, ci sta che tu specifichi il tuo personaggio. Cosa l'ho sempre detto. No, tu, ci sta. È come dire, che ne so, ti basi su un personaggio che... Gli piace un sacco la cioccolata, ma non ha mai interazioni con la cioccolata, sto personaggio. Per carità, è una cosa in più del personaggio che mi dici, ma... Ma non mi interessa un cazzo perché non... c'era bisogno, non... Oh mio Dio, ma qua c'è il della peluria. Nei libri è tutta un'altra cosa, ma molte cose sono tutta un'altra cosa. Ma a parte il fatto che, detta sincera, mi sarebbe davvero tanto piaciuto vedere un lato sentimentale di Silente in quel senso. Sarebbe stato fighissimo. Adesso. Dovrebbe esserci adesso. Poi ma no, ma anche... Cioè, non perché è gay. Cioè, fosse stato anche etero, fosse anche un amico. Mi sarebbe piaciuto un sacco, sì, un personaggio interessante. Perché durante l'epoca di Harry Potter non ha senso. Ma sì, adesso... Ma perché? Era in... Cioè, mi... Magari entravo più in sintonia. No, ma magari ti raccontavano già la storia di lui e Grindelwald. Vabbè, che già pensavano di fare... Può essere, non so. È che dovrebbe esserci adesso. Bisogna vedere se vanno avanti, più che altro. Eh sì. Io ero massimo... Ci sono massimo esperto di fondatori di Hogwarts. Purtroppo uno è stato radiato, Paolo Brosio. Poverino Paolo Brosio. Perché è andato troppe volte dalla Nel libro qualcosa c'è, sì, nel libro Paolo Brosio, sì, nel libro c'è parecchio. No, è stato radiato adesso dai fondatori di Hogwarts, Paolo Brosio, perché è andato troppe volte dalla D'Urso. Quindi hanno deciso un anime di infatti, non tanto per la D'Urso che diventa... anime per questa sì, cosa. Ha fatto un anime, si chiama Paolo Brosio e la pietra filosofale. Sì. Ma infatti comunque... E la pietra di Medjugorje. Quando la Rowling ha detto che Silente era gay... omosessuale, non è che tanti sono stupidi, perché nei libri già si capiva. Ma io in realtà poteva capire.
Nei libri è tutto un altro discorso. Però si capiva. Perché nei libri ti parlavano di Grindelwald e tutto. Di Grindelwald. Sì. Cose che dovrebbero mettere effettivamente nei film di adesso. E però bisogna vedere se vanno avanti. Perché questa storia qui di Johnny Depp, cioè cambiare. Stavo pensando che cambiare il protagonista. Anche in Spider-Man è così, in realtà, se ci pensi. Più o meno, nel senso che se tu non conosci, vabbè, è dura, però se tu non conosci niente di Spider-Man, non sai chi è MJ, lui nel primo Spider-Man non è che ci sta troppo assieme con MJ, è perché pensa all'altra, la figlia di Michael Keaton, della Voltoio, cioè. Sì, infatti, iniziamo a farti due domande su, perché parlavano molto non è così. Rapporto. Quindi in realtà sì, fumetti, libri, se li leggi hai comunque delle cose in più sempre. Non so chi sia, fa vedere. È quello di Anni. Vabbè che, poi col trucco e tutto, alla fine puoi metterci chi vuoi, basta che venga truccato bene. Ma Mikkelsen, sinceramente, per come hanno fatto Johnny Depp in a me piaceva comunque Johnny Depp e Grindelwald. Però sì, per come l'hanno fatto, Mads Mikkelsen ci sta da Dio, allora. Il fatto è che è proprio Johnny Depp è bravo a fare quei ruoli, sarà. Beh, ma Mads Mikkelsen è un attore della Madonna. No, comunque, sì, però sei, è comunque, allora, Johnny Depp. In realtà, cioè, anche Johnny Depp lo è, e che non si sa, perché tutti i film in cui ha dimostrato di essere un bravo attore, cioè bravo anche nei Pirati dei Caraibi, per carità, però tu dici sempre quel ruolo con tutti i film. Quando era giovane, ma tipo, io cito sempre Blow, ma anche dai Dormani di Forbice, porca miseria. Cioccolà, io ho anche il DVD di Cioccolà. Era Fabbrica di Cioccolato, che era. Mi piace. Vai, ma la Fabbrica di Cioccolato è molto quel simile, tipo molto Depp, strano, sì. Molto. Però no, è Dormani di Forbice. Porca miseria. Sono personaggi tutti strani, fa lui. Ma tipo Cioccolà, Blow. Sono bei film e lui è bravo. Però allora, non si sa. Va bene, la gente non lo sa. Un attore incredibile per fare Grindelwald, ma ci sta. Perché alla fine, comunque, è il protagonista. Come cattivo, ma è quello principale. Era essere una buona scelta sin dall'inizio. Anche secondo me, cioè, Mikkelsen l'avrei preferito sin dall'inizio. Comunque, Johnny Depp. Ma quanto, allora ha preso Johnny Depp perché è il nome. Per quanto, nome. Sì. Beh, ma comunque. E poi l'hanno cacciato. Non ha il nome di Johnny Depp, però Mikkelsen anche, comunque lascia fare. È comunque bravo Johnny Depp, ma fa il nome. Cioè, vuoi mettere e dire c'ho Johnny Depp nel film all'epoca. Era un bel nome. Jim Carrey gli dà 10 giri a Johnny Depp. Beh, sono cose diverse. Sono ruoli, beh, no, più o meno, perché diversi. Perché anche Johnny Depp lo ricordi per lo scemo. Però minchia, i ruoli seri che ha fatto Jim Carrey era da pelle d'oca. Ma li sa fare anche mischiati, sì, vero. Nel senso, vedi, sì, anche sì, sì. La stessa Truman Show è un misto tra il ruolo serio e il ruolo che fa comunque anche ridere alcuni momenti. Quindi può essere quello che volete, ma vedete, The Tourist era Nino Frassica. Comunque, no, Matt Mikkelsen io lo adoro come attore, bravissimo. Vabbè, speriamo che lo prenda, perché comunque devono andare avanti, non possono interrompere così la serie, perché è proprio tagliata a metà adesso. Ma poi probabilmente bella, faranno un film solo. È più bella, fate quella, lascia perdere Harry Potter, che basta, sto ragazzino scemo. È che fa gli altri. Teoricamente dovevano essere previsti 5 film, ma mi sa che li riducono a 3. Sì. Cioè, chiudono la storia adesso con l'ultimo e basta. Anche perché l'ultimo non è andato così bene. È strano da dire, perché il primo è andato strabene. Sì, Harry nasce come comico lui, però minchia, nei ruoli drammatici è una gran guarda, vena recitativa. Forse conta anche quello, ruoli, fatto che non te l'aspetti. Anche il quindi ruolo che ha fatto in Sonic a me è piaciuto un sacco. Sì, anche a me. Ha fatto, ragazzi, a Sonic in realtà è bello. Io, sì, io me Irene, un sacco Sonic. No, io me Irene, cosa sto dicendo? Beh, ha fatto anche quello, però. Sì. No, intendevo Yes Man. Che è comunque, cioè, lì fa lo scemo, ma a me scemo. Il film è piaciuto un sacco. Ma anche cos'era, una settimana da Dio anche. Vabbè, ma ragazzi, per me lui è Truman Show, cioè il suo Show è apice, per me è Truman Show. Ma anche lui faceva il ruolo invece. Sia anche Sventura, vabbè, ci sta. Però anche lì Truman Show, appunto, faceva il ruolo, no, sia Sonic da ridere sia serio. È una cagatina Sonic, certo, cioè non è il film. Beh, però essere però mi è piaciuto un sacco. Comunque uno dei migliori, cioè, è un film veramente tanto carino per il ruolo che ha. È un po' come Pokémon, cioè sono quei giochi tratti dai videogiochi fatti finalmente bene. Io davanti mi chiamo Irene e ma ti chiami Irene, ma mi aspettavo più una Serena, però ci sta, va bene. Non so perché, Sereri, ho detto Serena. Non ho detto Sederi, sembrava, ma non ho detto Marco, Sederi. È Irene al contrario, Irenes. Ah, è vero.
Non è mai arrivato. No, comunque, cioè io sono cresciuto con Jim Carrey, cioè io da piccolo mi odiavano i miei e mio fratello perché volevo guardare alla TV solo The Mask e Ace Ventura. Ma perché da piccolo vuoi ridere, non è che te ne Sapete frega della cosa guardavo poesia, delle così tanto cose. da piccolo, ma che proprio me li guardavo una volta al mese almeno. C'era Fantasia 2000, Fantasia 2000, qualcosa del genere, quello della Disney, Quello della e Disney. Godzilla, quello del 93. Oh, me lo guardavo sempre, non so perché. Fantasia No, è io Perché era una guardavo, merda, vabbè, se io non lo guardi ragazzi adesso Toy era Story. merda. Io Toy Story, purtroppo piango, perché Vero, domani c'è piango. Mi Soul domani. scatta, ma queste qua sono cose che mi piacerebbe analizzare, magari anche con uno psicologo, ma solo non perché io abbia problemi o perché Parla con mi Shia LaBeouf. sento male, problemi nel senso che sto male, dico, non problemi Mars Attack che era sono bello. Comunque pazzo. Mars Attack è Però bello. sarebbe bello Però capire non come mai Dai. Toy Story mi scatena il pianto subito. Perché ho solo ricordi belli, per forza è più un Magari pianto perché sei bello. stupido, Marco. Può essere, infatti dicevo. Guarda Toy Story, che lo Fantasia era vedevo, la bellissima. cassetta è rotta, la mia cassetta di Toy Story, perché finiva, lo rimettevo, finiva. Parte Toy Story, piango. È incredibile, ma non ha senso. Io non piango per niente, ma Allora, Mars quello. Attack non puoi dire che effettivamente è bello, perché. No. Però è carino da Però te lo vedere. guardi perché ti piace. Ti puoi dire Cioè. ti piace. Che Sì. bello. Bello fino a un certo Non è vero punto. È mai. comunque un film vecchio, Però è eh. un film delle palle. È un po' Però. come Anche Sventura è un film l'altro, delle palle, no? voglio Ragazzi, Qual è Mars Attack è quello. proprio brutto, Qual è quello però. degli alieni? Mars Attack. No, l'altro, quello degli insettoidi. Ostia. Ettoidi? Mi Quelli che dovevano sul pianeta ad attaccare gli insettoni giganti. ricordo. Sarà una trashata allora. No, non Evolution. No, Evolution. Evolution è quello. Evolution Starship Trooper, è bellissimo. Ah. esatto. Anche Non l'ho mai visto, mi quello. sa, sai. Comunque, non è brutto da vedere, però. Cioè, si vede che è fatto. Ma qual era quello Esatto, dei Mars ragni Attack è un so giganti? bad, it's so good. Lo dico sempre, lo tiro sempre dentro quello dei ragni giganti che invadono questa città. Arak Attack. Che terribilanza. Però lo guardavo con piacere. Per finta, perché non lo guardavo in realtà da piccolo. Tra l'altro c'era anche un seguito di Arak Ma non lo sapremo mai, Moro. Cioè, non lo voglio sapere, più che Attack. Tremors, Ma anche Tremors Tremors. io lo Anche guardavo un botto da Tremors. piccolo. Ero tanto Il così da prendere 2, tutti i Blu-ray. credo. Tremors, se guardavi su Italia 1 la domenica, ce n'era sempre uno. Sabato, Quindi, domenica c'era sempre. c'era Che sempre bello Tremors. che Con era quello, i ragazzi Tremors. del Kimono A parte che d'Oro, sono Karate miliardi Kid, A Tremors, Turn. quindi. Sì, a parte che. Sono 6, 7, non so quanti Ma sono. io Tremors ero tanto così da prendere tutti i Blu-ray, per davvero. Da piccolo c'erano fino al 3, credo. Sì, C'era dopo sono l'1 che poi era quello fatto. coi vermoni. Io ne sono arrivato fino al Il 6, 5, 6. 2 era quello con quelli volanti. E il 3 era con quello con le Probabile. galline, tra virgolette. Di E quelli che forse il 3 è quello camminavano, che mi che erano i piaceva di più. Chocobo. E poi erano Che erano veramente. dei Chocobo sbarellati. In un certo senso, alcune volte erano anche pallosi quei film. Perché vedevi la terra tremare, tutto il Ma resto, sì, vedevi ogni tanto il era. nemico lì e basta, C'erano non loro sul succedeva tetto fermi niente. che Sì. parlavano, parlavano, parlavano. Però io me li riguardo. Sono grandi Mass Attack comunque intrattenitivi. a me è piaciuto. A me piace un sacco rivederlo. È stato il primo Saremo film di Neil Patrick. È grandemente vero che c'è Neil intrattenitivi. Patrick Harris in Starship Trooper, è vero? Sì. Aveva 10 anni, quanti Eh anni sì, aveva? perché è degli anni Guarda che lui c'ha. 80. Guarda che lui c'ha 45 anni, È quanti anni degli c'ha? anni 80, o inizio anni 90, Starship Trooper. Non li dimostra, ma Due lui con le gambe e tre c'ha volanti, gli ok, anni. allora il 2 era il mio preferito. Andiamo a consegnare Guardatelo, se non l'avete mai visto questi Starship tarzanelloni. Trooper, guardatelo, perché comunque è carino. È cresciuto un po' di grano qui, eh? Un po' di soia. Adesso. Grosso guaio a Chinatown, anche quella è famosissima. Dopo inizia a piovere, tra l'altro. Balle spaziali, anche quello l'ho visto 7.000, ma quello per tutti i fan di Star Wars devono vedersi balle spaziali almeno una volta. Ho visto anch'io balle Non spaziali. posso. Lui ha visto prima balle spaziali di Star Wars, per dire. Anche io. E comunque vi è piaciuto lo stesso, nonostante. Ma Star Wars, ma io poi per Cesar, non tanti lo anni. fare. Io l'ho scoperto, cioè l'ho visto nella maniera completa tardi Star Wars, ma in realtà l'ho sempre visto perché tipo mio Sì, papà lo vabbè, guardava in a TV, prescindere quindi lo sai cosa fa, sai slunga il sapevo coso tutto, lì, Zero. sapevo. Sai le cose di Star Wars. Però balle spaziali, per chi ha visto Star Wars, deve vederselo per forza. È su YouTube, per dire. Beh, più avanti. Ma come ti fa cagare balle spaziali? Non può far cagare balle spaziali. No, io Cioè, tutti. già solo Casco Nero, l'attore lì, non puoi. Tutti i Non con film di la mano. Mel Brooks io li A parte sì, adoro. Mel Brooks in generale, ma poi anche l'attore lì che aveva fatto anche Anche quelli con Ghostbuster. Ezio Greggio adoro io di Mel Brooks. Sì. Tra Il silenzio dei prosciutti un po' meno. Vabbè, lasciamo perdere.
lascio qui. Marco, vai a consegnare il camion qua. Sì. Questo perché non si può tirare su? Sì che si può tirare su, ora che lavoro. È la serie di cartoni di Star Wars su Amazon Prime, com'è possibile? Ma quale, Moro? Come quello che c'è al campo qua da noi. Pietro San? Di Colza, del contratto. Non credo so dove ci possano essere robe di Star Wars su Amazon. Eccolo qua. Dove devo andare? Non so, segnato nella mappa dove devi andare. Allora, questa è quella roba lì. Sarà, Felsbrunn lo stesso. Ma dobbiamo andare a Mulino per il piano di Felsbrunn. Allora, come è possibile che ci siano robe Star Wars su Amazon Prime? Beh, magari prima magari non gli sono ancora scaduti di esatto. No, c'è la pubblicità adesso dei cartoni, di alcuni cartoni di Star Wars. Ah, sono i diritti, semplicemente. Dove? Glielo avrà lasciato. No, esce a gennaio, quindi vuol dire che non c'è ancora, cioè... I diritti li possono avere comunque. Mi sembra molto strano perché comunque i diritti di Star Wars della Disney ce l'ha da anni. Possibile che glieli abbiano dati a Netflix? No, nel suo Prime. Comunque sì, Prime. Su Prime c'è anche Disney, quindi cioè, c'è anche Disney Plus. Ah, beh. Mi pare c'è Disney Plus adesso, non lo so. Il silenzio dei prosciutti è uno dei miei guilty pleasure. E io il silenzio dei prosciutti, quando mi sono fatto la maratona di Mel Brooks, è l'unico che mi ha fatto veramente cringiare, perché come non su Prime, cosa vuol dire? Su Prime Video i film di Star Wars sono a pagamento. Sono col pacchetto Disney Plus. Allora si spiega tutto. Però ci sta. A me piacerebbe, ogni tanto mi viene voglia di recuperarmi Transformer, quelli che non ho visto, perché io ho visto solo il primo e il secondo. Io li ho recuperati tutti e alla fine a me non dispiace. Anche a me. Sono quei film che ti vergogni American un po' di dire mi sono piaciuti, però non è vero. Però alla fine sono belli, sono godibili da vedere. Cioè, che io ho visto anche il primo e il secondo, ma in realtà non me ne è fregato niente. Li ho visti, sono godibilissimi da vedere. Sono dei bei film. Se, magari su uno è fan dei Transformers, gli fa schifo il cazzo. Però a me, ecco, io non sono fan dei Transformers. Li ho recuperati l'anno scorso. Sono tutti su Netflix o Prime Video, forse? Su Netflix, mi sa, erano, non mi ricordo. Anche su Prime. Ho voglia di qualche saga, perché non lo so, adesso c'è Indiana Jones in Blu-ray. Vorrei rivedermi Signore degli Anelli, ma c'era su Prime Video, mi sa che no, l'ho rivisto recentemente con mia sorella. Non è di Mel Brooks, è solo di greggio con l'aiutino. Ok, io ho scaricato, torno lì. Sì, no, ovviamente i diritti possono essere concessi se pagano poi... No, sì, assolutamente. Però non mi aspettavo che dessero proprio i diritti di Star Wars fuori dalla Disney. Però vabbè, tanto meglio, eh. Ma la saga di Transformers quando finirà? Mai? È finita. Tecnicamente da un po' che non escono film. Ma non credo sia finita. Poi non mi spoilerate tutto, perché se me la recupero non voglio saperlo. Non si può più raccogliere, fare nulla. Allora niente. Vabbè, lo lascio lì lo stesso, però. Per non lasciarlo qua in mezzo. È vero, tra l'altro è vero, c'è... Non mi ricordo quando era... Ieri c'era il primo di Harry Potter. L'episodio 1 del 7. Torna a fare la legna, parte 1 del 7 c'era ieri e ci sarà il 27, la parte 2, da quello che ho capito. Oggi, domani, dopodomani, sul 20 c'è tutto il Signore degli Anelli. Persone integrate. Ah, il Signore degli Anelli, ok. Io l'ho appena visto con mia sorella. Un sacco di film da vedere volendo. Sì, solo quella saga integrale in TV con la pubblicità. Italia 1 si dura. Beh, sul 20 la fanno poca. Fanno poca pubblicità, effettivamente. Ieri, oggi... Sì, in che senso? Ieri, oggi e domani? E fanno tutta la trilogia. No, io pensavo oggi, domani, dopodomani. Pensavo 24, 25, 26. Ha iniziato ieri, ok. Allora è il 26 che c'è Harry Potter finale. Mi ricordo perché si alternavano ste cose. Signore, è una poltrona per due, ostia. Che dilemma pindarico. Mi sa che mi guardo la poltrona per due, anche perché è tradizione. Io no, se Grinch posso recuperarlo. Grinch e mamma ha perso l'aereo. Sabato, io... ok, sabato Harry Potter l'ultima. Io vado parte. A donne, vado. Che tipo di donne? Dunde. Ma natalizie, Moro? No. 13.000 costano i veicoli, ma buon li mortacci Natale, loro. A domani sera, Pier. Buon Natale. No, Pier, un bacetto a te e alla famiglia. No, stasera non ci sarà, non è il 24. Però lo stavano rifacendo, effettivamente. No, sì, no, ma è stato il 24. Ma è stato è cresciuto, Moro, vieni. Lo so, adesso finisco qua, tanto abbiamo quasi fatto in due.
Vuoi... Ah già, è vero che ce l'hai tu la... Eh sì. Si è aperta la finestra, mi si è aperta da sola. Perché tira un vento bestiale. Anche lì, fuori. Cioè su Netflix c'era tutta la saga di Cinerella, cioè ce ne sono solo due. Ma metteteli tutti, perché metterne due e basta. Ma perché devi prendere diritti non per saga, ma per film singolo. Capito, ma comprateli completi. Che cazzo compri i primi due e il terzo no? Magari non te l'hanno lasciato. Per motivi loro, perché vogliono l'esclusiva, così la gente fa le maratone dall'altra parte. Loro chi? Ah, boh. Perché i diritti, non mi ricordo chi ce li ha, quelli della signora Anelli, ma non hanno una piattaforma loro. Tecnicamente Prime, no, non è Prime. Da oggi salto, sì, ora la faccio, probabilmente comunque la faccio giovedì prossimo, anche se è il 31, perché non ho caricato bene questo giro. Oggi salto. No, io ho i Blu-ray di tutte queste saghe che abbiamo, no, beh, non ho Star Wars, ma ho Indiana Jones, ho l'MCU, ho il Signore degli Anelli, ho... Altre che mi stanno sfuggendo, ma vi giuro che ce le ho. Ritorno al futuro. D'accordo. È un botto comunque. Ciao Corvazzo, ti do un bacetto a te, ai cagnolini e a Domiziano. Buon come si dice? Buon lal. No, cucinamento. È semplicemente il 31 dire LOL. C'ho veramente nulla certo da fare. Certo che volevo dire LOL, Marco, quindi... figurati. Vedi. Auguri a Dex. 31 veramente non c'ho nulla da fare, quindi 31 la faccio. Oggi, vabbè, oggi è vigilia, preparo anche un po' le robe per domani. Anzi, ripetiamo, probabilmente non è ancora certo, ma il 31 sera magari facciamo anche live, quindi. Ma perché hai tagliato lì così gli Ezer? Adesso torno indietro, faccio a pezzi così. Ma sei uno stronzo, sei. Praticamente sei un cinofilo, ti piacciono i film con i cani, esatto. Ma io se posso le allora, i film che mi piacciono tanto tanto tanto, me li compro di solito. Dovrò iniziare a smettere, perché... No, io mai non me li compro più. Non perché per il costo, perché in realtà, ragazzi, li trovo sempre in super offerta e digitali l'avrei pagati di più. Tipo Indiana Jones l'ho pagato 9,99 tutti, e non cioè in digitale costano 19, quindi ho risparmiato 10 euro. Quindi non è tanto per il costo, quanto perché effettivamente si sta andando verso una situazione in cui il digitale comunque sia... sarà sempre solo quello, per cui dovrò abituarmi. Magari le saghe che ho già in corso, tipo le MCU, le prossime fasi, quelle lì ormai le prendo fisiche, perché dai, che faccio una collezione a metà poi. Per altre saghe, tipo Harry Potter ce l'ho tutta digitale, non me ne è fregato niente di prenderla. Harry Potter, Men in Black ce l'ho in digitale, per dire, anche quello. Me ne ricordo chi lo fa. Grazie Luke. Grazie Luke. Buon Natale a te, Luke. No, non mi fa raccogliere le cose. Buon Natale, ciao, buon Natale. Luke. Non posso raccogliere questo pezzo di cacca, ma ma per me, perché appunto essendo comunque... Ma buon Natale, grazie. Ma Luca, allora, ma sei veramente una squisitezza, Luke, grazie. Grazie, bello. Grazie Luke. Molto gentile. Del regalone di Natale. Io li prendo da Google, io li prendo da Google Film, ragazzi, in digitale. Potete prenderli anche su Amazon e su Prime Video. Si possono comprare anche lì adesso. Però boh, è che i primi li avevo presi su... Poi c'ho i soldi dei... A volte uso i soldi dei sondaggi di Google e quindi mi faccio qualche sconto di 2 euro ogni tanto, di 1,50 euro, 3 euro. Ti lascio finire a te. Grazie ancora, cosa. Luke, cazzo mi... sì. Sì, l'hai preso. L'attrezzo che dicevi, mi sono resa conto di aver perso molti Lego Star Wars. Sì, ce ne sono una marea. Tra l'altro, appunto, il film che hanno fatto uscire Lego Star Wars è bellissimo. Fatelo perché è stupendo. Quello non si può prendere, purtroppo. C'è solo una marea di Lego Star Wars su Disney Plus. Io un Lego lo voglio prendere prima o poi. Succede? Anche a me. Ma anche io te l'ho detto quale devi prendere. Ma costa troppo lì. No, costa meno di 100 euro adesso. Anzi, ma tu dici la barca? Sì, la barca. Ma costava 200 e più? Ma si trova anche a 100, quali sono le offerte. Perché io prenderei anche delle MCU, ma non sono così belli. No, me, quelli della Marvel. Sono, o ti prendi sono la... belli pupini, ma non. O ti prendi la portaerei. L'eli veivolo dello Shield. Se no, sì. C'era la Hulkbuster. Però sono un po' bruttine visivamente. Non sono il massimo. Lego Einus. Prendo il trenino, dai. Ma non credo ce ne siano così tanti. Era quello che hanno. I ragazzi di Space Valley hanno regalato a Frank, che anche lui è preso bene con i Lego, lo spazza. Lo spazza camino. No, spazza... lo spazza. Quello delle il strade. Il neturbino. Ah.
Il mio film spin-off di Star Wars preferito? Beh, ce ne sono due, non c'è molta scelta. Solo? Colosseo. È Solo, che è una merda, e Rogue One, che è probabilmente uno dei film più belli di Star Wars, quindi... Dopo ne hanno fatti solo due, anche perché dopo Solo è che è andato un po' la merda. Rogue One ho detto basta. Dai, non è male Rogue One. L'ho guardato con gli Ezari. No, comunque su TS ero Rogue One, sono sicuro. No, ma Rogue One mi ha fatto molto bene. Il bilancio Falcon da 800 euro è uno dei miei sogni che non avrò mai, perché non so neanche dove metto più altro. Sono quello più piccolino. Oh, ma allora vabbè, Mandalorian, se consideri anche Mandalorian come spin-off, allora ti metto quello. Beh, è canonico, quindi... No, però non lo consideriamo. Non è un film. Non lo si capisce, perché è una serie TV. Esatto, non è un film, però... Poi adesso vediamo le nuove serie che arriveranno, perché ce ne sono prodotto molti che è piaciuto. Io... Il primo gennaio escono nuovi set di Star Wars. Però vieni un attimo, e uno me lo prenderò, quello di Mandalorian, probabilmente me lo prendo. E dovrebbe costare sui 30 euro, quello di Mandalorian. Così ho il pupino di Mandalorian e Baby Yoda. Dove sei? Qui. Qua, questo, qua cosa vedi tu? Questo per terra. Ok, vedi che tu lo puoi prendere, vai. Grazie. Era un vento... Anche io sto aspettando la serie su Obi-Wan, quella sono curiosissimo. Però comprerò casa, il problema è che quando compro casa sarà talmente piccola che non ci saranno neanche le cose. Io sai cosa devo prendere appena riesco a trovare una casetta? Una teca. Quella è per forza. Una teca, ma permette, cioè, anche solo per evitarmi... Così gli metto i LED, non entra la polvere, butto sì, lì no, un sacco di roba e per via. La polvere. Però sì, torneranno anche il montaggio Lego in live appena usciranno dei 7 decenni. Ragazzi, zitti. No, adesso ho smesso. Pensavo scorreggiassi con la... Eh beh, rimasto si, male. Si parlava di vento, comunque. Difficilmente senso... vedremo nuovi film di Star Wars. No, no, hanno già annunciati. Nel 2023 esce uno. Marvel e Star Wars hanno fatto un botto di annunci. Per hanno... Star Wars hanno annunciato 10 serie... A Disney una botta in generale. E già i primi film nuovi. Però sarà proprio una saga nuova, completamente nuova. Sarà proprio anche l'ambientazione. Cioè, l'ambientazione sarà uguale, ma l'epoca sarà diversa. Saranno prequel. Prequel dei prequel. Ma di tanto prequel. Cioè, probabilmente dei personaggi che si conoscono ci sarà solo Yoda. Oh my pannolin! Oh, lo so dal pelo, Ho fatto una curva brutta, brutta, brutta. Esatto, sì, l'Old Republic dovrebbe essere 400 anni prima della serie che sappiamo, quindi Yoda avrà sui 400 anni. E basta, ci sarà solo lui. Funzionano come ad Asgard l'età su Star Wars. Beh, Yoda quando muore ha circa 900 anni. Thor invece viene considerato giovane, ma ha 1200 anni. Ma anche nell'MCU, Ma quello dell'MCU Yoda... ha 1200 dipende dalla anni. Razza. Baby Yoda ha 50 anni nella Mandalorian ed è considerato un neonato. No, cioè io quando penso alla gente che, cioè beh, chiaramente fantascienza, fantasia, quindi chi se ne frega, ma sapete cosa penso sempre? Come funziona la memoria in uno che ha 1200 anni? Cioè, e funziona per forza di più, perché come fai a ricordare? Cioè, a volte non ha la memoria, noi che ne abbiamo 25, ma non ha la 27, memoria che abbiamo noi, perché non puoi considerarli come noi, quindi devi considerarli come se fossero altre entità. Che palle che devo portare. Beh, sì, sicuramente è diversa, infatti. Quando avevo 300 anni è successo questo. Ma io non da mi ricordo, non sono mangiato Xis. Io. Da quello che ho capito, comunque i film saranno ambientati verso la fine dell'Old Republic, cioè 400 anni prima, quando ritornano i Sith. Da quello che ho capito. È vero, molte cose le elimina nei ricordi. Tra l'altro guardatevi Inside Out, che lo spiega in maniera per i bambini, questa cosa qua. Però comunque, cioè, tipo Thor che ha vissuto un sacco di battaglie, se le ricorda, i nemici se li ricorda tutti, eppure le 500 anni di ma lavoro. Bane, no, parlo di gente che c'è stata nei film che abbiamo già visto, che potrebbe tornare anche quel film lì, c'è solo Yoda, gli altri non esistevano ancora. No, voglio caricare di più, non mi piace questo carico che ho fatto. Mor. Bravo, Speed. Marco. Mi devo consegnarla
Pom pom porom porom pom porom pom porom pom 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 porom pom. Adesso entra Ryback, mi spacca sulla scrivania. Magari hanno un SSD ferro. Sia canonico, non ho mai detto che non sia canonico e che la Allora gente possiamo fare non la live conosce. sull'MCU? Perché volevo andare avanti un po' con NBA ancora la prossima volta. Che cazzo c'entra l'MCU? Per parlarne. Ah, ho capito, ma Parlavamo di da come Thor. l'hai detto, sembrava veramente un discorso delle palle. Quando Parlavamo di facciamo la Thor. live dell'MCU? Perché devo giocare NBA? E Eh no, uno per che il non sa martedì era dice. veramente una Ma se uno cazzata. non sa si deve vergognare Ah, comunque. perché? Ma certo, perché mi deve seguire. Certo. E io se devo andare a Mandasselo da quelli che prostitute? fanno ASMR che si ciucciano i manubri, allora, via. Qua Come? Cosa c'entra? c'è del gaming e della nerdità. La live sull'MCU, comunque mi piacerebbe farla anche per vedere un po' gli annunci. Quello che dicevo l'altra mattina. Parlare un po' degli annunci che ha Hanno annunciato fatto. una serie, tra l'altro, su R2D2 e C3PO. Vabbè, Non è ma uno sono quelle. scherzo, è veramente sì. Ma anche la Marvel ha fatto. Cioè, uscirà la serie su Groot, ma probabilmente è lì perché saranno affiancati ovviamente da Sì. gente. Però È sono chiaro che curioso non anche di puoi quella, farci. vedere cosa fanno. Magari una serie per bambini, però. Il fatto è che mi ha fatto ridere semplicemente perché sono passati da una serie di Star Wars a 10 in una botta sola. Minchia, oh, calma. Non è che perché è andata bene una, allora ne annunciamo 1000. Dai, così posso essere un pochino soddisfatto, non troppo Ma che non ho finito l'idea, quella lì è una cazzata, però. perché Non è vero, perché comunque. se le hanno annunciate 10 vuol dire che le idee ce le hanno. Esatto. È proprio il Non è perché contrario, sullo stesso sono brand pieni di non idee. hanno le idee, anzi, è Sono proprio veramente perché hai un coso e pieni di puoi idee. sviluppare un sacco di idee su quel brand, però. Forse un po' troppe così tutta sera, però vabbè. Ci sta anche Bisogna vedere sfruttare come escono fuori l'onda. le idee, Esatto, perché. ci sta comunque anche sfruttare l'onda, nel senso è andata bene Mandalorian e tutto, giustamente sfrutti il momento. Più altro spero che Ma esattamente sì, ma come io me le guarderò immagino tutte, esatto, Mandalorian Dragon, fanno. me le guarderò tutte perché sai che comunque i fan te le guardano. No, ma Felicottero secondo me non cioè Groot dirà io sono Groot e basta. E che ci sarà, che ne so, un Rocket o qualcun altro. Cioè non è che ti. No, perché magari potrebbero usare la tecnica di nella serie TV parla normale, però in realtà la gente sente sempre io sono Ah, Groot. ma sai che magari Però. può essere. Ma secondo me gli mettono di fianco un Rocket o qualcuno e ci sarà quel qualcuno che gli Vabbè, Rocket farà lo puoi da. mettere tanto alla fine. Beh, sì. Secondo me è più facile mettergli qualcuno. Già, beh, più facile no, però è comodo mettergli qualcuno così non snaturi la frase iconica. Altrimenti non potrebbe mai più dire io sono Groot, perché dovrebbe dirlo se parla normale? 4136, dai, ho caricato Mandalorian abbastanza. sì, è stata. Poi ne parleremo a gennaio, magari ne parleremo. Facciamo una live, magari se trovo il set Lego da Grazie Infinite, montare, signore, ne grazie. parliamo. Oh, mi sono Grazie ribaltato, ragazzi. Fux. Grazie Marco. Fux. Ne Ma sì, parliamo sono stato bene bene. perché ce Sono n'è da bravissimo. parlare. Ce n'è veramente da parlare. Io non c'ho da parlare di un cazzo, invece. Non guardi nulla. Tra l'altro, l'avevano detto guarda, quante robe. volte ha detto I am Groot Vin Diesel in tutto l'MCU? Non Due. mi ricordo la cifra. Io non guardo un cacchio, in realtà ho tutto quello che se voi l'ho guardato, Ma poi però. l'ha detto veramente così tante volte, perché non è che magari ha registrato 5 intonazioni e Ma poi le può ripeteva. essere, non si sa, non si sa. Io Non mi ricordo, io mi guardo, è che ricordo che guardo l'avevano anche detto. altro, non. Ma io non guardo quasi nulla, io guardo solo robe di Star Wars e basta, alla fine, non è che. Appunto. Ma Eh io sì, guardo no, ma tutto. perché Cioè, non in c'ho realtà voglia io di guardo guardarmi. tutto, non è. Perché non c'ho Eh. voglia di guardare molte serie, soprattutto quelle lunghe, non c'ho proprio voglia Ma di iniziare. le serie sono d'accordo, Ma i film li infatti. Ma io guardo anche le volentieri. serie Io guardo, mi guarda. sono Anch'io rotto un po' le balle delle serie TV in un po' sì. generale. I Sono film li fatto il rewatch guardo. dell'Arrowverse che sono 18 miliardi di stagione da 18 Ma io non ce miliardi la di faccio. puntate da Cioè, un 18 film di miliardi di 2 ore te ore. lo guardi, almeno finisce a Sì, posto. l'ultima serie che mi sono visto è su Prime Video Truth Seeker, che sono quante cazzo di puntate? È una stagione, sono
tipo una decina di puntate da 20 minuti. Ed è praticamente il film alla fine. Me lo sono guardato in un weekend. Allora, ed è molto bella, tra l'altro. Anche The Mandalorian può essere considerato. Ostia. E sono 30, sono 8 puntate da 30 minuti. Sono praticamente due film. Sì. Però è molto più pesante, tra virgolette. Nel senso, non è 30, diciamo, è molto 30 minuti Mandalorian. Tra i 30 e i 40, ma è difficile che arrivino a 40. Sì, durano poco, ma ci sta. Secondo me è la lunghezza giusta, perché va benissimo. Però non c'ho voglia proprio. Ma secondo me se hai tipo una stagione da 6 puntate, ci sta, sì, anche se fai 8. Un'ora l'una, eh. No, ma secondo me sono giuste così, 8 puntate, 30 minuti l'una, è perfetto. A me piace, poi lo sapete, a me piace le serie TV, piace anche il fatto che siano lunghe, perché se mi affeziono ai personaggi e c'è la trama scritta bene, mi diverto a guardare. Io ho guardato tanto anche serie lunghe, ho guardato più volte Chuck, ad esempio, che comunque è lunga. Queste stagioni sono soprattutto le ultime due, puntate. Yezar, sembrano non finire, Sì, no, l'ultima finisce abbastanza fredda perché sono 12 puntate, non voglio dire. La penultima sono 24 puntate, mi ricordo. Ma se faranno per davvero qualche giorno il film. Bah. Ma secondo me so che lui lo vuole fare. Ma io lo ributterei, guarda. Lo vuole fare da sempre lui, ma anche la Yvonne lo vuole fare. Ratatowski. È che probabilmente non sanno come farlo. L'idea per fare il film, non per come le idee serie, non sanno come fare. Ozark e The Office non finisce mai. Però The Office, vedi, non è lunghissima, perché sono un botto di stagioni. Non è il mio genere. Però sono niente, si è glitchato. Sono puntate corte e però mi te le mangi poi. Così arrivo. Che te le mangi così, come uno Scrubs, come un The Big Bang Theory, come un Modern Family. Quelle sono robe diverse. Stiamo parlando più proprio di serie vere. Alla Breaking Bad. Beh, esatto. Io nel 2020 mi sono fatto il rewatch sia di The Big Bang Theory che di Modern Family. Esatto, Modern Family dalla settima in poi. Però quelle lì te le guardi così. Sono caramelle. Anche quando fai altro, cioè un Breaking Bad non te lo puoi guardare quando fai altro. Cioè, soprattutto se è la prima volta che te la vedi. Moro, non posso toccare niente io di quello che vedi lì. Non c'è niente, Marco. Cioè, qua c'è un troncone. C'è questo, ma è lungo. Ma in realtà l'ho tagliato, non so. Aspetta, l'hai tagliato qui. Io non posso toccarlo. No, ma è pesante, Marco. No, ma io non lo posso toccare, non mi esce la manina nemmeno. Non ho proprio la manina, io ho il puntatore. Anche se vado sul pezzo che hai tagliato tu, non posso io. È abbastanza inxis, infatti mi è successo un pochino con Man in the High Castle, però... No, ragazzi, non alle serie mi c'ha... A parte questo, Lock and Key. Io guarda che sono hypato per la seconda stagione, eh. A me è piaciuto. Riesco a tirarle su io. Lock and Key sono veramente hypato io per la seconda stagione. Non gli davo più dirla. X-Files, ma è lunga. Tanto 10 stagioni. Mi sta scattando tutto il gioco. Sono 10 stagioni, sono tanto lunghe. Anche se mi piacerebbe un sacco rivederle. Beh, anche Cobra Kai, ragazzi, dai, fantastico, capolavoro. Ma ragazzi, ma che cacchio. Ma la gente poi mi chiede: hai fatto la Bottle Flip Challenge? E poi da batto pure. Qualcuno ai tempi mi aveva chiesto, ma Trollio sei serio? Ma davvero ti piace o è uno scherzo? Peccato, X, io non ve lo dirò mai, ragazzi. Finale è stata un po' così, però la serie è molto bella. Finale, siamo sempre lì. Grazie. Purtroppo. Liezer, vai a consegnare il... C'è lì da consegnare. Dove? La soia. Al treno sempre. Che palle, come sempre il treno? Non lo so, ma visto che c'era già altra soia. No, fa di merda questa. Aspetta, sempre no, aspetta, treno. Vediamo. La soia è così. No, adesso ha senso. Non l'ho tirato fuori io, vetto, la sto giro. Fringe è un... Allora, Fringe... Non so se è ancora su Infinity. Fringe è un capolavoro, ma... Sappiate, dovete essere consci se lo iniziate, lo finite, che il vostro cervello si scioglierà e vi cadrà dalle orecchie. Quindi è un capolavoro, ma il vostro cervello si brucerà completamente. Sappiatelo, perché... È vero, Ciscone, però è su un punto. Poi c'è Noble, ragazzi, che Noble, secondo me, gli devono fare una statua. Tra l'altro è anche nella saga del Signore degli Anelli, Noble. Gli devono fare una statua perché è un capolavoro di uomo, proprio. E anche Paisy di Dawson Creek, tra l'altro, che è bravissimo in Fringe. Aranel, grazie, bella. Che botta che ho preso. Grazie, bellissima. Buongiorno. Perfetta per salutarvi e augurarvi buone feste. Grazie Aranel. Grazie Aranel.
Ma spero tu stia scherzando, lo immagino di sì comunque. Grazie, Aranel. Oh no. No, no, è un capolavoro, Fringe, c'è poco da dire. È stata una delle mie serie preferite, che ogni volta che elenchiamo le serie mi scordo di dirla perché avevo ancora il portatile, mi ricordo quando l'ho vista, però... È veramente un capolavoro di... La dovrei riguardare, prima o poi lo farò. Lascio passare ancora degli anni, proprio perché non sono pronto a riguardarlo. Per prendere... Io la guardai tutta in TV, come io Lost. Fino a una certa ho guardata solo in TV. Lost l'ho veramente rivista 3 volte, anche quella. È pesante, è pesantina Lost. Infatti adesso non so perché l'ho rivista così tante volte, però mai mi piaceva Lost. Tanto. È bellissimo. Usavo qualche puntata a caso quando era ancora in TV, perché internet non c'era ancora. Ma Hollow, perché l'hai già vista, secondo me. Perché no, non è semplice, Fringe. Ma non è semplice proprio a livello mentale, anche solo, eh. Non solo per gli argomenti, proprio a livello mentale non è semplice. Magari non l'ho mai rivista, quindi non ti so dire. Rivedendola magari... Oh, noti altre cose. Cioè, poi la sai già la trama, quindi rivedendola penso che sei anche aiutato e tutto. È la prima volta... La seconda volta di Fringe è proprio un impatto completamente diverso, perché tutto quello che ti deve distruggere il cervello lo fa la prima volta che lo guardi. La seconda... E per rivivere alcune emozioni, ma il pezzo forte è le botte che ti dà la prima volta, perché dici cosa succede? E quello, oh mio Dio, ma quindi quello, ma quello cosa... è nudo, ma che fa? Si vesta. Tutte le robe così, no? Ma come anche Lost è così. Cioè i colpi di scena li hai la prima volta, le altre volte te lo riguardi perché sei affezionato. Ma allora? È incredibile questo qua. Vabbè, Bobby, se ti è piaciuta. Cosa sta facendo? Impazzito, Lien. Fai donuts. Alti. Ma Tenet non ho voglia di vederlo, ragazzi, devo essere sincero. No, anche io. Adesso come adesso. Lost non mi ha mai detto niente. Beh, no. Ci sta che non ti intrighi la trama lì. Broker, quel è bannato dalla chat, quel nome. Ma favore. A me quello lì non è piaciuto. No, no, niente, per favore. A me Dirk Gently proprio non è piaciuto. Ah, la prima stagione l'abbiamo vista tutta su TS, tra l'altro. Ah, vai, visto. Voilà. Poi si sta facendo notte. Salva. Voilà, salviamo. Come non mi è piaciuto. Ecco, le serie che avevo abbastanza hype e non mi sono piaciute sono Dirk Gently una e l'altro Mr. Robot. Ho perso la connessione al gioco. Bene. Beh, la prima non era neanche male. A me non è piaciuta neanche la prima alla fine, se ci penso. Alcune puntate sì, ma altre proprio no. Vabbè, dai. Amici, è la vigilia di Natale. Noi ci teniamo a farvi gli auguri a tutti, perché ci rivediamo poi domani sera. Questo gioco delle palle. Ma io sono. Ci rivediamo domani sera, però. Domani esatto. Sera. Per favore, Farming Simulator, dai. E buone mangiate buon Natale, a tutti, sì. Buone mangiate, attenti, buon Natale. Mi raccomando. Sì, fate le robe a modo. Fate a modo, state buoni, non andate in giro a spaccare le bottiglie di droga, non andate dai parenti a insozzarli col vostro buco. Ciao belli. E auguri a domani sera. Auguri. Ciao bellezze.